Allora, cominciamo col vedere come argomento. Naturalmente apriamo EasyPHP e andiamo in modalità PHP MyAdmin e guardiamo un attimo, praticamente prendiamo questo database libreria, no? Allora, prendiamo un attimo il design, vediamo là, non mi ricordo più. Guarda, questa, ecco, design. Allora, io voglio fare una query che vada a prendere praticamente un po' di informazioni, praticamente da tutte quante le mie tabelle. Voglio prendere, per esempio, la casa editrice, il titolo, l'anno di pubblicazione e così via, i nominativi e tirar fuori praticamente delle informazioni correlate che utilizziamo. Se utilizziamo l'inner join o left join non ha alcuna importanza. A me mi interessa adesso tirar fuori alcune informazioni praticamente con determinati filtri, no? Allora, per esempio, supponiamo di voler tirar fuori le case editrice, il titolo, l'anno di pubblicazione, le pagine e il costo, ok? Da queste due tabelle semplicemente. Allora, me ne vado praticamente dentro la sezione SQL e mi scrivo la mia stringa SQL, select. Allora, abbiamo detto casa editrice. Voi state appresso con i nomi dei campi perché io non me li ricordo bene. Casa editrice, ca o casa era semplicemente il campo. Casa La editrice. casa slash editrice, casa scuola editrice. Editrice. Sì. No, la tabella, io il nome del campo. Campo editrice. Editrice, ok. Titolo, anno, underscore pubblicazione, virgola. Poi ci possiamo mettere costo. From. Allora, le due tabelle sono case editrici, inner join libri. Giusto? On id casa editrice è uguale a pid casa editrice. E adesso, come al solito, mi apro il mio file Notepad in cui dentro vado a... Eccolo qua, già ce l'ho tra parentesi. Ah, no, il campo non è casa editrice, ma è di casa. Vedete? Non è casa editrice, ma è casa qua. Quindi di casa. On libre, where id casa è uguale a pid casa. Ok? Allora, questa è la nostra query. Io me la copio. Ctrl V, salvo. Ok, allora id casa, casa editrice, titolo, inner join, ok? Su questa query noi adesso andremo a mettere determinati filtri per poter trovare, diciamo, dei risultati. Scusami, ma quando è che si mette select e poi l'asterisco e vado al from? Perché ancora. Sì, allora, questo noi stiamo facendo delle query ottimizzate, nel senso Ah, che ottimizzate. tiriamo fuori solamente le informazioni che ci servono. Ok. Poi subito dopo vi faccio vedere una query invece che tira fuori tutto da tutto, Ah, semplicemente ok. utilizzando l'asterisco. E adesso questa qua la faccio eseguire, e questa mi tira fuori... No, voglio, così, all'improvviso. E questa mi tira fuori praticamente il mio risultato. Vedete, mette casa editrice, titolo, anno pubblicazione e costo. Ok? L'ordinamento non esiste, l'ordinamento è quello naturale di come sono stati inseriti dentro i dati. Punto. Allora, supponiamo che io adesso volessi tirare fuori tutti i libri, ma che ne so, che sono stati pubblicati nell'anno 1000. In un periodo dell'anno, diciamo dal 1950 al 2002, supponiamo, no? Quindi me ne vado praticamente dentro la mia query, e devo lavorare praticamente su che cosa? Sull'anno di pubblicazione, eh? Quindi qui dentro io metterò where, primo filtro, anno
pubblicazione. Posso utilizzare i normalissimi operatori di, che gestiscono le disuguaglianze, quelli che stanno pure dentro al linguaggio PHP. Quindi se io voglio trovare tutti quelli che sono stati pubblicati dal 1950 all'anno 2000, estremi compresi, utilizzo da una parte l'operatore maggiore uguale, sapete che è quello che prende l'estremo inferiore, a quello minore uguale che prende l'estremo superiore. Where anno pubblicazione, maggiore uguale 1950. Notate che 1950 è un numero, quindi come tale io non lo metto come tra apici, è un numero, quindi io lo passo secco così come l'ho scritto. And anno pubblicazione minore uguale di 2000. Ok? Quindi mi prendo questa query, intanto me la copio dentro al mio file di testo. La faccio partire e lui mi tira fuori praticamente questi risultati. Vedete? Quindi per trovare un set di risultati in un intervallo che noi abbiamo messo temporale, nel senso che abbiamo scelto l'anno, ma poteva anche essere un intervallo di costo, vedete? Io anziché cercare tutti quelli che sono stati pubblicati dal 1950 al 2000, mi tiri fuori tutti quelli che costano, che ne so, da 5 a 15 euro e che su quelli voglio applicare una politica di sconto in modo tale da venderne di più. Mettevi invece l'anno pubblicazione e mettevi costo. Esatto, io qui dentro al posto di mettere l'anno pubblicazione mettevo costo. Se voglio mantenere sempre, praticamente gli estremi compresi, utilizzo sempre maggiore uguale, minore uguale. Qui io posso scrivere 5 e qui posso scrivere minore di 15. Ok? Se faccio partire... Però tu metti, hai lasciato l'anno di pubblicazione... Ah scusa, costo, sì, devo mettere pure qua costo. Io faccio, mi copio... questa, ok, faccio esegui e questo praticamente mi tira fuori il risultato. Come vedi qui dentro ci sono tutti praticamente i libri che hanno un costo maggiore o uguale a 5 euro, minore o uguale a 15, tutti gli altri invece sono esclusi. Quindi tramite l'operatore AND, come potete vedere nella query, tramite l'operatore AND, io posso imporre dei filtri in un intervallo, posso anche mettere, potevo anche fare where costo maggiore o uguale a 10 euro, quindi quelli mi trovavo solamente quelli che erano come costo maggiori di 10 euro, se là dentro c'era anno di pubblicazione e gli mettevo maggiore o uguale di 1950, lui prendeva tutto ciò che era stato pubblicato dopo il 1950. No? Si utilizza l'operatore AND perché devono essere soddisfatte entrambe le condizioni in questo caso. Esiste un operatore che permette di di scrivere questa interrogazione in maniera più compatta, è l'operatore, si chiama BETWEEN. Mi sono scaricati tutti, BETWEEN, non l'ho scritto male, con due, mi sembra. Ecco, BETWEEN, 5 AND 10. Ok? Sì, questa qua me la copio sempre per backup qui dentro, CTRL V. Se la faccio partire, vedete, questo è l'operatore BETWEEN, non fa nient'altro che creare un AND implicito sotto, nascosto, che mi permette quindi di scrivere un codice un po' più compatto, vedete? Qui è come se vi avessi scritto un costo maggiore uguale di 5 e costo minore uguale di 10. No? Aspetta, il costo cioè, se non ci sono maggiori match che restituisce? No, zero. Se io qui dentro per esempio metto, che ne so, costo maggiore di 50 e minore di 100, mi sembra che non c'è nemmeno un libro che soddisfa queste ah no, c'è
Vediamo un po' dove sta. Ecco, non è uscito fuori. Ah no, un insieme vuoto, scusate, non avevo letto sopra, questo è quello vecchio, praticamente il vecchio risultato non ha fatto refresh praticamente della schermata. Questo qua, se io me lo riprendo e la riscriviamo da zero, non ha fatto refresh, non so perché ogni tanto c'è questo difetto. Ctrl V, esegui, ma ha preso un... vedi, così dovrebbe uscire. Non ha fatto refrescere il pezzetto sotto dove c'era praticamente la griglia. No, vedi, non mi ha messo sotto quel pezzetto dove sotto, ricordate che si vedeva ancora il vecchio risultato della vecchia query 5-10. Però per esempio dico, volendo facendo per esempio un if, no? Dicendo se non è vuoto, cioè se è diverso da zero si scrive, è proprio zero che tira fuori. Forse non è un esempio. Allora no, qui dentro la select devi utilizzare il linguaggio che c'è all'interno. Direttamente qua. Si può fare direttamente qua. Qui dentro ci sono praticamente delle funzioni, chiamiamole così, che sono l'if, che somiglia molto a quello di PHP, e poi c'è il case when, che sarebbe l'equivalente dello switch, per capirsi, che permettono di fare, diciamo, delle query dove dentro c'è anche messa una parte di programmazione che ti può tirar fuori etichette particolari, oppure risultati. Se trovi, se non c'è niente, metti non ho trovato nessun risultato. Si può fare sia da dentro MySQL, ma è un po' complicato perché il linguaggio è un po' grezzo dentro MySQL. Conviene più farle da PHP, che là è più facile, no? Tu fai l'interrogazione e là dentro con un if ti fai il controllo. Se non ho trovato niente, cioè se il numero di record, l'ha fatto vedere il numero di record Antonio che si tirano fuori? O solamente ho fatto vedere il risultato della query di selezione, come se mostra a video, col do while... ok, là c'è uno che può contarsi il numero di record che ti ritorna, se ti ritorna a zero fai un if questo valore uguale a zero, then non ho trovato nessun record, else ti mostro invece praticamente tutti quanti i risultati. Per esempio, se io invece voglio trovare, vado a capo, se io invece voglio trovare quelli che sono stati, mi date due autori? No, aspetta, scusa, allora qui se io voglio trovare per esempio quelli pubblicati nel 1950 oppure quelli pubblicati nell'anno 2002, non posso utilizzare l'operatore AND, ma devo utilizzare l'operatore OR. Allora qui dentro metto where anno pubblicazione uguale a 1950. Or anno uguale a 2002, supponiamo, no? Se io questa qua la mando in esecuzione, l'uomo rivolta, la luna è falò. Questo praticamente mi tira fuori questi unici due risultati che sono quelli che sono stati pubblicati o nel 1950 o nel 2002. Ah, certo. Con l'end invece io di solito prendo intervalli, con l'or invece prendo dei valori ben distinti. Anche questo ha un suo operatore che permette di scrivere le cose in maniera più, la query in maniera più leggibile. Scrivendo così, where anno pubblicazione, si chiama operatore in. Io apro la parentesi, scrivo in, aperta parentesi, 1950, virgola, 2002. Questo vedete compatta, questo è come se fosse un OR. Se questo qua io lo faccio partire, mi dà esattamente lo stesso risultato. Sì. Senza problemi. Naturalmente questo ne può contenere 2, 3, 4, 5, quello che vi pare praticamente come numero. Sarebbe come se io mettessi tanti OR. Where anno pubblicazione uguale 1950, OR anno pubblicazione uguale 1968, OR anno pubblicazione uguale 2002. Quindi ho utilizzato una serie di OR e quindi la query viene molto più lunga, oppure potete utilizzare l'operatore IN che praticamente dà esattamente lo stesso risultato.
Noi l'abbiamo utilizzato per un valore che è anno di pubblicazione, ma lo possiamo utilizzare anche per costo, lo possiamo utilizzare anche per casa editrice. Per esempio, io qui dentro, se volessi trovare quelli che sono stati pubblicati da Rizzoli e Einaudi, solo di questi due, io qui dentro potrei scrivere Where, casa editrice. Dato che questi sono testi, vanno fra apici, virgola, ok? I numeri vanno scritti esattamente così, senza apici, le stringhe di testo e le date invece vanno scritte praticamente fra apici. Allora, con questa semplice query, io mi troverò solamente praticamente i libri che sono stati scritti o dalla casa editrice, pubblicati, scusate, o dalla casa editrice Rizzoli oppure dalla casa editrice Einaudi, no? Possibile? No, è pure Einaudi. Ok? Come l'ha scritto Einaudi? Guarda la query, beh, può darsi che è scritto male Einaudi. L'ha scritto male, no, il database no perché l'ho dato io, quindi deve essere per forza scritto così. A me mi dà solo Rizzoli. Perché probabilmente l'ha scritto, o l'ha scritto male, Einaudi. no, è scritto Einaudi, E-I-Naudi. C'era io. È quello, vedi. E no, proprio per sopperire a questa cosa, lui non sapeva bene come si chiamava la casa editrice, e quindi come tale ha inserito dentro un filtro che gli ha dato zero risultati, e se uno non è un conoscitore del proprio del prodotto che sta studiando, per lui potrebbe anche essere un risultato esatto, quando in effetti potrebbe anche non esserlo perché è un errore di battitura. Allora, nel caso in cui ho a che fare con i testi, esiste un operatore che mi permette di fare la ricerca di prossimità. Allora, me ne vado praticamente nel riquadro, qui nel riquadro SQL, voglio trovarmi praticamente, io non mi ricordo come si chiama la casa editrice, no? Però mi ricordo che iniziava per BO. Allora che faccio? Utilizzo l'operatore, un operatore che si chiama like, eh? Poi l'operatore like, scrivo aperta virgolette, scusate apice perché è una stringa, scrivo bo, poi ci metto per cento e chiudo praticamente l'apice. Allora questo è l'operatore like che mi cercherà praticamente tutti i record in cui hanno casa editrice che inizia per bo. Bellissimo, non piano uscire. Naturalmente, Ctrl V, salviamo, questa funziona. Naturalmente questa va bene se io mi ricordo come iniziava la cosa. Se mi ricordo come invece finiva, per esempio finiva per ni, eh? Finiva per ni, allora a me mi basta cambiare qui dentro semplicemente la stringa ni e la posizione del percento. Ok? Del percento. Se io il percento lo metto dopo la stringa di testo, lui mi cerca tutti i record che hanno BO come primi due caratteri. Se io invece la metto prima, mi cerca tutti i risultati che hanno nel caso editrice che finisce per ni. Capito? Quindi cambiando la posizione del percento, lui cerca all'inizio della stringa casa editrice o alla fine. Ma questo è un po' il principio del forse cercavi Search for a pattern. delle forme di ricerca in generale, quando magari sbagliasti e esce forse cercavi. Esatto, lui praticamente fa delle ricerche, si accorge che praticamente ha trovato un risultato, ma ce ne sono altri simili su Google, e allora lui in background ci stanno sotto delle altre interrogazioni che prendono quella parola che tu hai messo e dice forse non è proprio questa. È quest'altra? E allora forse qualche volta te ne tirano fuori una o due, la maggior parte dei casi è una, fondamentalmente. No. Scusami, una stupidaggine, non so, non mi viene in mente. Se io sto in una pagina web e faccio Ctrl F e mi apre quello di specchiettino,
io mi scrivo la prima lettera di ogni parola, quella è la stessa query che si. Cioè, funziona allo stesso modo. Allora, Non so tu se mi dici. sono spiegato bene. Sempre più tardi, perdonatemi. Allora, quella è praticamente la casella del motore di ricerca. Quando tu vai su Google, praticamente, tu ti metti qui dentro la casellina e cominci a scrivere, per esempio, B. Questo che lui ha dentro sono due cose. Allora, se tu hai fatto un sacco di ricerche su Google, lui ci ha memorizzato praticamente dentro la cronologia. No, sorry, ho detto una cosa. Stai già in una pagina web, Sì. tu fai Ctrl F e ti apre quella casellina in alto a destra. Ah, quella sì, esatto, è quella. Giusto, è la È questa. stessa. È la stessa cosa, sarebbe No, questa che fai no, trova F3. e trova. Dovrebbe essere questa qua, che qui che sta messa sopra. Ok. Se io qui dentro trovo, metto mi, Ti vedi? trova tutte le parole che mi. Esatto. Ok, se faccio invia, vedi? Lui mi mette miglior prezzo, Cioè, è la stessa miglior cosa, solo che c'è lo prezzo. stesso codice, giusto Esatto, c'è sotto. esattamente lo stesso Ok. codice. E quella è la ricerca praticamente con l'operatore like. No, ti spiego perché questo è stato, cioè io ho fatto anche un corso di SEO che c'è la possibilità di dire all'interno della SEO che puoi controllare le keyword, i meta tag, gli alt, tutte queste cose, ti va tutto con la maschera di HTML, perché cerchi tutta la pagina, con Ctrl F ti apri questa cosa, oppure in questo caso adesso ti metti il trova e ti trovi le prime frasi, le prime tre parole. Allora, quello è dovuto al fatto praticamente che lui non fa una ricerca dentro al database, fa una ricerca dentro diciamo, l'indicizzazione di Google. Se tu metti i famosi meta tag, no? Le Sì. parole chiavi praticamente dentro, non ne devi mettere tante perché dopo un po' adesso Google te banna praticamente, una cinquantina al massimo. 4-5 è sceso addirittura. Allora, lui fa la ricerca lì dentro, ma fa la ricerca non dentro, in teoria non dentro al database, ma dentro al motore di indicizzazione praticamente di Google. Questa è proprio una ricerca dentro i campi del database, quindi se tu hai un database che c'ha un sacco di campi testo e vuoi fare delle ricerche di prossimità perché non sai bene dove può essere, come si chiama perfettamente questa cosa, il contesto, l'unica cosa è utilizzare questo operatore qua che si chiama operatore like, ok? Però il concetto è lo stesso. Allora, ripeto per Amelia, l'operatore like praticamente serve per fare ricerche di prossimità dentro i campi testo. Non so se l'hai mai sentito parlare. Nominale, sì. Cioè, praticamente se uno scrive, se io voglio trovare tutti i libri prodotti da una casa editrice che inizia per BO, basta che scrivo in questo modo. Apice BO per cento, perché il per cento messo alla fine vuol dire trovami praticamente tutti i risultati che hanno la casa editrice che inizia per BO. Se io invece voglio trovare tutti i risultati per qualcosa che finisce per NI, il percento lo metto davanti, ok? Allora lui che fa? Trova tutti quanti i record che praticamente all'interno del campo casa editrice finisce per NI. Quindi questo si utilizza l'operatore like. Naturalmente c'è anche quello che cerca in mezzo. Se io mi ricordo che all'interno c'è stata una cosa del tipo OM, se io scrivo per cento, OM per cento, lui cerca praticamente dentro casa editrice tutto in mezzo, qualunque sia la posizione di OM, non è detto che deve stare per forza nei primi caratteri o negli ultimi, comunque sia, devono essere successivi, cioè appiccicati OM, allora lui qui dentro fa questo tipo di ricerca. Naturalmente vedi, OM lo trova qui dentro. Questo è l'operatore like, vi ripeto, può essere utilizzato solamente con i campi testo, giustamente, perché questo è un operatore fatto apposta per fare ricerche dentro i campi testo. Vedete, questo fondamentalmente, ricordate, maggiore uguale, maggiore, diverso, capito? Quelli sono i classici operatori di confronto che vengono utilizzati sia dentro PHP, ma vengono utilizzati anche dentro qualsiasi stringa SQL di qualsiasi database.
Poi ci sono l'operatore AND ed OR per fare ricerche quando sono soddisfatti una o più condizioni, oppure quando sono soddisfatti una condizione oppure l'altra. E questi due operatori AND ed OR hanno delle funzioni between e in che gli permettono praticamente di poter scrivere un codice, diciamo, un pochettino più compatto. Che altro c'è da dire? Noi fino adesso abbiamo fatto solamente ricerche utilizzando dei filtri, ma molte volte io queste ricerche le devo pure ordinare, no? Perché purtroppo certe volte mi tirano fuori, che ne so, tirami fuori tutti i libri prodotti da Bionpiani e me li ordini praticamente per, che ne so, dalla pubblicazione crescente, decrescente e così via. Io qui dentro posso mettere guerra. Supponiamo che voglio trovare tutti quelli che sono stati pubblicati, ordinati per data crescente. Quindi io qui dentro metterei, leverei il where, per esempio, metterei order by, si chiama anno pubblicazione, ask, lo scrivo maiuscolo per comodità. Quindi lui che cosa mi fa qui dentro? Mi tira fuori praticamente tutti i risultati, non più ordinati in maniera come abbiamo ottenuto fino adesso, cioè come li avevo inseriti dentro al database, lui così me li tirava fuori, la famosa posizione ordinale. Adesso gli dico proprio che l'anno di pubblicazione deve essere che praticamente io li voglio ordinati per anno di pubblicazione in maniera ascendente, cioè partendo praticamente dal più vecchio andando praticamente verso il più recente. Quindi se io mi prendo e mando in esecuzione questa query, era pure il disco naturalmente, vedete, lui ha cambiato praticamente, non sono più messi nell'ordine precedente, notate, me l'ha ordinati per anno di pubblicazione partendo dal 1839, che è l'anno più vecchio, fino ad arrivare all'ultimo, che è il 2007. Così fare pure il costo, no? Metti invece l'anno di pubblicazione, metti il costo, esatto, qualsiasi campo numerico lui me lo ordina, ok? Notate che io qui dentro questo, lo stesso risultato lo ottengo anche se dentro questa query levo l'ask. L'ask praticamente è il cosiddetto valore di default, un po' come ricordate dei parametri dentro PHP, che praticamente se non ce li mettete lui prende un valore di default. Allora qui se non ci mettete niente lui per default prende l'ask, ok? È il valore di default, uno lui tipicamente ce l'ha sempre. Se invece li volessi ordinare in maniera discendente, basta che faccio by, order by, hanno pubblicazione desk, che sta per descendent. E quindi come tale, se io faccio esegui, e lui me l'ha messo, naturalmente ha messo in testa quello pubblicato più recentemente, 2007, a scegliere. Ok? Scusa Massimo, le quelle che avete lanciato prima, quelle condividi, no? Certo, così almeno... No, anche perché stasera ne mancano due, Edward non è ancora tornato, e poi c'è quello ragazzo di quelli usai, Filippo, mi sembra, che non è ancora tornato. Ok? Quindi come vedete, naturalmente io non è che sono costretto a utilizzare solo l'anno di pubblicazione ascendente o discendente nelle mie query. Questo è solamente un ordinamento. In mezzo io posso mettere qualsiasi filtro, where, casa, editrice, like, bio, anzi usiamo Rizzoli a sto giro, order by, anno di pubblicazione, desk. La regola però è questo, l'ordinamento va sempre messo praticamente alla fine della query. Non è che potete fare prima select on id casa uguale id casa order by anno pubblicazione desk where, no, l'ordinamento va sempre messo alla fine. Quella è la regola, chiaro? Ma sempre messo alla fine dell'interrogazione. Quindi io qui dentro questa qua, se la faccio partire, andiamo un po' più giù, andiamo un po' di... così almeno... Se la faccio partire, lui mi ha tirato fuori solamente quelli di Rizzoli e me l'ha ordinati per anno di pubblicazione discendente.
Quindi i filtri li potete combinare come volete. Where casa editrice like Rizzoli, and costo maggiore o uguale 10, order by, l'order by va sempre alla fine, chiaro? Order by va sempre alla fine? Sì, sì, l'ordinamento va sempre alla fine della query. Sempre. Vedete? Io mi ha tirato fuori al solito con l'operatore like, quelli che iniziano per array, mi ci ha messo praticamente quelli che hanno un costo maggiore, non mi ricordo, di 5 euro ho messo. Di maggiore uguale 10. 10 e mi hanno fatto, mi ha fatto l'ordinamento sempre per l'albero di pubblicazione desk. Chiaro? Sì. Ok? Quindi ricordate sempre che i filtri vanno messi a partire dal where uno dietro l'altro, ma l'order by è sempre stata alla fine praticamente della... della query, altrimenti non funziona. Supponiamo, facciamo, c'è un altro operatore che serve, quello che serve per raggruppare. Supponiamo che io volessi contare quanti libri sono stati pubblicati praticamente da Rizzoli, quanti da Einaudi e quanti dalle altre case editrici. Allora, la query che devo andare a fare è la seguente. Naturalmente voglio mettermi praticamente il campo casa editrice, perché io voglio vedere, che ne so, Rizzoli quanti ne ha pubblicati? 8. Einaudi quanti ne ha pubblicati? 15. Bompiani quanti ne ha pubblicati? 3. E così via. Quindi casa editrice mi serve, perché altrimenti non so quel valore a quale soggetto è legato. Quindi io qui dentro lascio il pezzo finale perché mi serve. Si utilizza, per esempio, voglio fare il conteggio praticamente dei libri pubblicati dalle varie case editrici. Utilizzo l'operatore count, count sta per conteggio. Allora, quando io faccio il conteggio di record, cioè di valori, posso utilizzare qualsiasi campo. Io qui dentro potrei mettere count id underscore libro, count titolo, count anno di pubblicazione, non importa, perché tanto il conteggio, come fa Excel, viene fatto esattamente contando gli elementi che hanno praticamente quella caratteristica. Tipicamente quello che si usa è count, si prende, che ne so, l'id del, diciamo, il campo che identifica univocamente il record. Io metto id libro, leviamo praticamente tutti i filtri in modo tale che praticamente abbiamo solamente la query che ci interessa, from casa editrici, inner join libri e così via. Se io mando in esecuzione questa query, CTRL V, esegui. Ok, mi dice, mi dà solamente Rizzoli 18, e non è vero, non è vero, perché io so che lì dentro ci stanno 4 case editrici, di cui 3 hanno pubblicato i libri e una no, quella che abbiamo messo l'altra volta. Perché mi ha messo un solo risultato che poi è corretto, perché il totale è 18 dei libri che io ho nella... Perché io mi sono scordato di mettere un'importante clausola dentro questa query, che è la seguente. Quando io vado a fare dei conteggi, cioè vado a raggruppare delle informazioni per tirar fuori conteggi, somme, medie, cose di questo genere, devo utilizzare un operatore che si chiama group by. Avete fatto select casa editrice, count e di libro? From casa editrice, in join libri on id casa, uguale id casa. E ti dà errore? Sì. Che errore? Allora, messaggio function librerie underscore 2.count non esiste. Sì, come? Librerie underscore 2 count? Librerie underscore 2.count. Ma avete messo count in di underscore libro? Perché bisogna mettere la parentesi del count attaccata. Attaccata, sì, sì. No, deve essere attaccata.
attaccata, perché se no lui count lo spazietto lo prende praticamente come se fosse un carattere normale, quindi cerca non una cosa che si chiama il D underscore libro, ma cerca una cosa che si chiama spazio il D underscore libro. Ok, io questo qua adesso, se ci metto group by casa editrice, questo non solo mi tira fuori il risultato esatto, quello che volevo, ma mi mette anche le varie case editrici. Se vedete, la somma è 18 effettivamente. Quindi tutte le volte che io voglio fare dei raggruppamenti, tutte le volte che io voglio fare dei raggruppamenti perché mi serve di fare dei conteggi, delle somme, quello che, qualsiasi operazione matematica, trovare il valore minimo, il valore massimo, trovare la media e cose di questo genere, io devo sempre fare, eseguire, utilizzare la clausola group by, ma devo praticamente metterci anche il campo su cui sto eseguendo praticamente il raggruppamento. In questo caso il campo su cui sto eseguendo il raggruppamento è casa editrice, quindi io qui sotto devo mettere group by casa editrice. Allora in questo caso il risultato che mi tira fuori è una matrice che ha praticamente due colonne e tre record, e qui mi dice che Blompiani ne ha pubblicati 5, Einaudi ne ha pubblicati 5, Rizzoli ne ha pubblicati 8, ed è corretto. La somma è 18, che è esattamente il numero di libri che sta dentro la tabella libri. Al solito, se io qui dentro voglio ordinare, l'ordinamento va sempre messo alla fine. Se io qui dentro voglio fare order by count di libro desk, vale a dire mettimi prima quelli che ne ha, prima quelli che ne ha pubblicati di più rispetto a quelli che ne hanno pubblicati di meno. Ok, se io questa qua adesso la vado praticamente ad eseguire, lui mi mette naturalmente Rizzoli 8 e poi Bompiani e Einaudi me li mette dopo. Notare che lui ha ordinato per il conteggio di libro, ma poi quando è arrivato praticamente a Bompiani e Einaudi, che hanno praticamente lo stesso numero, lui ha messo dentro praticamente prima Bompiani, perché Bompiani inizia con la B. Ok? Quindi tenete presente che anche quando utilizzate l'operatore group by e poi volete fare degli ordinamenti, l'operatore order by va sempre messo alla fine. Chiaro? Sì. Mi salvo anche questa. Se volessi ordinarli per il nome della casa editrice in ordine alfabetico. Allora, qui dentro scrivi order by. Casa editrice e basta. Casa editrice, ci puoi mettere l'ask, perché tanto è il default è quello, questa se quando la fai partire lui prende e te li ordina Bompiani, Einaudi e Rizzoli. Un conto è il raggruppamento che esegue l'operazione matematica di conteggio, un conto è come vuoi di ordinare praticamente i tuoi record. Chiaro? Sì, prima abbiamo usato il count solo perché prima l'abbiamo già raggruppato. Esatto. Notate che questi risultati, se io prendo la vecchia query, questa qua per esempio, questa, prendiamo la prima, che era quella un pochettino un po' più complessa, vediamo un po' se ne trovo una, questa, no? Prendiamo un attimo questa query che tirava fuori un bel po' di risultati, anzi rivado dentro SQL perché sennò come prima mi lascia dei valori sporchi, ok? Riprendiamo un attimo questa query, mi sto tirando fuori praticamente casa editrice, titolo, anno pubblicazione e costo dalle tabelle casa editrici e libri con questa relazione che esiste per queste due tabelle, ordinando per anno di pubblicazione. Io faccio partire questa query, il risultato è perfetto, però se notate a me le etichette mi lasciano un pochettino da desiderare, perché scrivendo scritto casa underscore editrice, titolo lo vedo scritto minuscolo, anno, underscore pubblicazione, cose di questo genere. Se io qui sotto vado sotto questa query, notate, e c'è scritto praticamente visualizza per la stampa, vista stampa con full text, esporta e cose di questo genere. Guarda, se io faccio vista stampa con full text, supponiamo che questo sia un rapporto che io devo dare al mio capo,
che mi ha dato da fare un'interrogazione sui dati e mi ha detto: guarda, mi trovi praticamente questo mese quanti cellulari Samsung S6 abbiamo venduto, quanti iPhone abbiamo venduto e cose di questo genere. Io dovrei dare un report di questo genere che posso fare direttamente dentro MySQL, però un pezzo di carta dove vedo scritto casa descrittrice, dice un po' brutto da una cosa, da questa cosa di questo genere, al proprio capo che poi... Allora, esiste un metodo estremamente semplice. Seguitemi. Io posso utilizzare quello che viene chiamato l'alias, cioè posso rinominare i miei campi con dei nomi che voglio io. Per esempio, potrei chiamare casa editrice, potrei chiamarla Pippo, titolo lo potrei chiamare titolo del libro, anno di underscore pubblicazione lo potrei chiamare anno di pubblicazione. Come si fa? Si scrive as, per esempio Trapici, se si tratta casa. Quindi io sto dicendo l'alias del campo casa underscore editrice è quello che io ho messo fra apici singoli. Titolo, se io questo voglio metterlo maiuscolo, as anno pubblicazione, scusate vado a capo se no non c'entra, as costo pure, lo mettiamo maiuscolo, in, volendo ci posso mettere anche il simboletto dell'euro, ok? Allora, se io la faccio così, questo è il famoso alias, do praticamente solamente un testo più interessante alle colonne, ma le colonne dei vari, i nomi dei vari campi rimane sempre casa underscore editrice, titolo anno underscore pubblicazione. Quello che vedete a fianco con quell'operatore as è praticamente un alias che io do praticamente al campo. Se io questo lo faccio partire, notate che è fatto un pochettino in maniera più umana il mio report. Quando lo vado a stampare e a consegnare, è qualcosa che sicuramente ha un aspetto migliore dal punto di vista praticamente della presentazione. Tenete presente che questo è molto comodo dentro PHP, perché quando dovete generare, ricordate l'esempio che vi ho fatto con le testate giornalistiche, quando dovete generare delle tabelle che poi in qualche modo qualcuno potrebbe anche stampare, la cosa migliore è dare dell'alias ai campi in modo tale da dargli un titolo più interessante, più decente, che dimostri praticamente qual è effettivamente il contenuto all'interno praticamente di quel campo. Vi ricordo che molti database tipo OneWord della GDDOS addirittura c'è i nomi dei campi codificati, ZH2507, quello dentro è un codice cliente, quando la voi lo consegnate a qualcuno dice: ma questo che c'è dentro? Che cosa, di cosa stiamo parlando? Quindi là è quasi obbligatorio utilizzare praticamente le alias. Quindi vedete, con l'AS io praticamente posso modificare, ma solo dal punto di vista estetico, non dal punto di vista del database, perché vi ripeto, il nome del campo rimane sempre casa underscore editrice, titolo, anno, underscore, pubblicazione e così via. Chiaro? Scusami, io l'ho inserito, provo che mi esce uguale. No, come l'hai inserito? Ho inserito casa editrice, as, casa editrice, as, titolo, spazio, anno, pubblicazione, anno di pubblicazione. Esatto, guarda sotto, vedi che ti viene fuori. Sono cambiate le etichette dei campi. Ok, grazie. Il tuo dice linea 2. Ah, ok. Quindi già praticamente la casa editrice asa il titolo. Asa, non lo so. Ha messo la virgola qua, c'è la virgola di troppo. C'è la virgola di troppo. Quindi dalla virgola alla riga 2 da quella sotto. Quindi quando l'hai detto così, fai il text e qua ti dice, certo, dici ok, apro, il lavoro faccio bene. Ok. Capito? Questo è il modo per dare l'alias praticamente ai vostri campi. Ok?
Ultimo problema delle query di selezione, io adesso prenderò... ma non solo serve per fare la presentazione, in teoria dentro PHP, se uno vuole generare delle risultati dinamici, a seconda della tabella dove sta facendo dentro l'interrogazione, uno può farsi ritornare anche il nome del campo. Se al nome del campo gli hai dato un alias, puoi farti ritornare il nome dell'alias, quindi l'intestazione di tabelle viene migliore, diciamo. E lo fai in automatico, senza impazzirti a scrivere linee di codice. Eventualmente lo vediamo, per esempio, poi quando andiamo a vedere gli esempi pratici che facciamo dentro quel piccolo sito, come fare queste cose. L'ultima cosa che vi volevo dire a proposito delle query di selezione, e vale solo per le query di selezione, è la seguente. Ma se io mi trovo praticamente dentro una pagina e voglio fare una cosa del tipo in alcuni punti faccio un'interrogazione e ordino per casa editrice, in un'altra oppure c'ho un pulsante che dice no, ordino per titolo del libro, oppure c'è un altro pulsante fai no, ordina per anno di pubblicazione, ordina per costo, ordina per numero di pagine, per numero di tabelle, uno ti pensa ma devo fare tante query, quanti sono i filtri che praticamente metto dentro, perché poi alla fine è l'order by alla fine che cambia, giusto? La query rimane sempre la stessa, quella che cambia è una volta ordinato per casa editrice, una volta ordinato per titolo, così. Possibile che non c'è un modo per poter fare una interrogazione unica e l'unico pezzettino che li cambia è solamente l'ultimo, ma me lo gestisco io in maniera semplice. Cioè io vorrei evitare all'interno di una pagina di scrivere 5 query grosse così e ne voglio scrivere una piccolina in cui cambio solamente praticamente per esempio il parametro di ordinamento. Si può fare questa cosa costruendo una vista. Una vista in inglese view, che esiste in tutti i database relazionali, non è nient'altro che una query materializzata, cioè io salvo un'interrogazione, la salvo dentro al database. Vedete che comparirà un altro oggettino dentro il database libreria, come se fosse un oggetto fisico reale, una tabella, con un simboletto a fianco un po' diverso che vi permetterà di identificare su quello che non è una tabella ma è una vista. Allora supponiamo che io voglio prendere... Come è chiamata la vista? View. In inglese view. No, prima hai detto... È una query materializzata. Ecco, query materializzata. Come se fosse fisicamente presente dentro al DB. Ed è anche un oggetto estremamente comodo perché appoggiandosi su delle tabelle, andando a variare i campi di queste tabelle, o i valori di queste tabelle, lei automaticamente, tutte le volte che la richiamate, le prende e si rigenera. E quindi come tale... c'ha sempre i dati aggiornati, quindi voi non dovete tutte le volte distruggerla e ricrearla. Lei tutte le volte che la chiamate si rigenera, è stato aggiornato, messo un nuovo libro, compare un nuovo libro, è stato aggiornato il costo di un libro, viene aggiornato il costo del libro, un libro è scomparso, scompare il libro dalla vista, quindi è comodissima per avere i dati sempre aggiornati, ma è comoda più che altro per poter avere, scrivere delle query piccoline, che hanno solamente, che ne so, la parte finale differente. Allora, come si crea praticamente una vista? Allora, io voglio creare una vista a partire praticamente, scegliamo una delle query che abbiamo fatto all'inizio, in modo tale che praticamente ne abbiamo una, eccola questa qua, dove ci sono praticamente gli ordinamenti, ok? Prendiamo questa, copia, ce la mettiamo dentro, Ctrl V, allora where casa editrice like, no, lo leviamo, leviamo praticamente il filtro, ok? Quindi questa sto tirando fuori la casa editrice, il titolo, l'anno pubblicazione, il costo, fra queste due tabelle che hanno questa relazione e poi faccio questo ordinamento. Poi me ne serve un'altra che è order by titolo ask, order by costo desk, order by casa editrice desk. Supponiamo che siano quei famosi filtrini che voi trovate in certi siti web dove vi danno la lista dei prodotti, ordinano per costo, per tipologia, per casa di produzione, cose di questo genere. Allora,
Questa istruzione qua che vedete create or replace sta a significare che io sto dando ordine al database di creare la vista e se esiste sovrascriverla, e se esiste sovrascriverla senza darmi nessun messaggio di errore, la chiamiamo la vista tra apici, la chiamiamo libri, anzi gli diamo un nome, case libri, ok? Poi ci metto as, apro praticamente parentesi tonda, ok? Me ne vado praticamente, cancello praticamente l'ultimo filtro. Oh, e ti hai messo lo spazio? Eh? La parentesi tonda? No, questa è un'altra cosa. In questo modo, vedete, io si sto dicendo crea e se esisti ricrea la vista che si chiama case libri, eventualmente scriviamola tutta minuscola così non ci impazziamo, che al suo interno deve contenere i dati prodotti da questa select, ok? Intanto adesso la utilizzeremo diverse volte, intanto seguite quel ragionamento dove vi voglio portare. Ctrl S, se io questa qua la mando in esecuzione, questa è una query che tira fuori dei campi da due tabelle senza alcun filtro. Faccio esegui. Aspetta un attimo, perché questa le apici? Sì, però è strano. No, scusate. Facciamo esegui. Ok, sì, era senza apici, scusate. Ora, vedete, MySQL ha restituito un insieme vuoto, ha eseguito praticamente questa query. Ma se... è tonda o è graffa quella? È tonda, è tonda, è tonda, tonda. È perché purtroppo si vede piccolo. Se io apro libreria, perché non mi ha fatto rivedere? Create, replace. Vediamo un po', devo fare forse refresh. Facciamo refresh del database, perché sennò potersi non me la fa vedere. Eccola qua. E non mi ha fatto refresh qui dentro la finestrella praticamente laterale. Allora rientriamo dentro il database, rifacciamo clic per vederla pure lateralmente. Libreria. Ok, qui non la fa vedere, però qui sì, vedete? Notate qui che c'è scritto case libri, la vedete? Notate che qui a fianco non c'è scritto praticamente svuota, ma c'è scritto praticamente vista. Non riporta nemmeno praticamente la codifica dei caratteri, perché potendo avere le tabelle diverse codifiche dei caratteri, qui potrebbe essere qualunque la codifica dei caratteri. Non riesco a capire perché non fa refresh qua dentro. Vediamo un po', qui dentro non ha fatto refresh, no, non la fa vedere praticamente qui dentro, non so perché, la dovrebbe far vedere pure dentro praticamente nella barra praticamente di sinistra. Allora, questa è praticamente la query, era questa qua che vi ho fatto vedere, vedete? Quindi questa praticamente io ho utilizzato una particolare istruzione del linguaggio SQL che si chiama create per creare questa vista. Io il bello di questa vista è che ce l'ho materializzata dentro la database come se fosse una tabella. Mi dispiace che non si veda qui di lato sulla sinistra perché si noterebbe il differente simboletto che lui ci mette a fianco. Ma questa è come io la posso utilizzare adesso, come se fosse una vera e propria tabella del database, nel senso che se io me ne vado dentro l'SQL e faccio select asterisco from case libri e faccio esegui, lei praticamente mi tira fuori
tutti praticamente i record che io ho messo dentro quella tabella. Notate come ho scritto la query. Quando io metto asterisco, vuol dire che seleziono praticamente tutti i campi che sono presenti nell'oggetto. Naturalmente, se io ho creato una vista che deve contenere 5 campi, vuol dire che nella stragrande maggioranza dei casi ne serviranno tutti quanti, quindi io non ho bisogno di specificare il nome del campo. Metto direttamente praticamente asterisco. Il bello che adesso se voglio fare l'ordinamento, per esempio per casa editrice, notate quanto è più corto il codice. Sì. Quindi, se voi dentro una pagina o in più punti del sito dovete sempre utilizzare la stessa query di selezione, che però di volta in volta bisogna applicarci dei filtri diversi, ordinamenti, raggruppamenti, vi conviene capire quali sono le informazioni generali che vanno bene praticamente per tutte quante le varie pagine del sito che servono a voi, creare una lista con quell'informazione e poi trattarla semplicemente come se fosse una tabella. Notare che qui dentro io sono andato a capo, ma questa è una query banale. Che se scrive su una riga, io sto facendo una selezione da quella vista ordinandomela per casa editrice ascendente. Giusto? E lui me l'ha ordinata prima a Bompiani, poi ci ha messo in Audi e poi ci ha messo dentro Rizzoli. Se avessi voluto ordinare per, che ne so, anno pubblicazione, order by anno underscore pubblicazione. Lui me l'ha ordinati per anno di pubblicazione, visto che non ci ho messo il parametro desk, lui per default ha messo il parametro ask. Se voglio tirarmi fuori tutte quelle che sono solamente di Rizzoli, like, per esempio, se non conosco, che ho scritto? Ah, scusate, mi sono scordato. Where, casa. Editrice like re. Quindi vedete, io a una vista posso applicare esattamente gli stessi filtri che applicavo alle query fatte su 1, su 2, su 3, su 4 tabelle join. Il vantaggio è che io ho un codice molto più compatto. Qual è l'altro vantaggio? Se io vado a modificare, per esempio, teniamo presente quest'ultima vista, questa qua di Rizzoli, vado a prendere la caduta della casa degli Asher, gli cambio praticamente costo, lo porto da 18, lo porto a 25, perché è uscita una versione rilegata in pelle con le scritte d'oro sopra. Nel momento stesso in cui mi copio un attimo la query, così non la devo andare a riscrivere, Ctrl C, Ctrl V, ok. Nel momento io vado da qualche parte, qualcuno gestisce la tabella libri, ha preso praticamente qual era la caduta degli hash, ha preso praticamente questo, dice no, è uscita una versione nuova più rilegata, più carina, gli cambio praticamente il prezzo perché costa di più. Io quando ritorno praticamente nella pagina o nella sezione in cui praticamente quella query viene praticamente richiamata, Ctrl V, automaticamente io trovo il risultato già aggiornato. Quindi questa è la bellezza delle liste, che automaticamente dentro i dati si auto-aggiornano da solo. Se io cancello questo record, scompare, se io l'annullo e ci sta una regola, fammi vedere solamente i libri che sono attivi, cioè che io ho un magazzino, non lo vedo. Quindi le liste sono comodissime perché dentro hanno già tutti quanti i campi che mi servono, quindi li devo applicare solamente i filtri. Quindi quando io ho delle query molto complesse che vanno a intervenire su 3, 4, 5 tabelle, così io risparmio codice, perché ogni carattere che scrivo, vi ricordo che ho un byte e quindi la pagina pesa di meno,
risparmio anche tempo e soprattutto evito di fare degli errori, perché se mi accorgo che dentro questa query generale c'è un errore, mi basta andarlo a correggere dentro la lista e automaticamente si riflette praticamente su tutte le interrogazioni che ho fatto in un colpo solo. Chiaro? È meglio fare select asterisco e poi ti vai a fare i filtri dentro, o ti vai a fare sopra sempre select e ti metti tutti i campi? Tipicamente se tu crei una vista perché con determinate informazioni, perché quelle sono tutte le informazioni che ti servono da mostrare, una volta con ordinamento, una volta con altro, una volta con raggruppamento, una volta con filtro, una volta con altro, quindi in teoria là è inutile mettere direttamente i nomi dei campi, basta che metti asterisco e li peschi tutti quanti. Se vuoi tirar fuori solo un sottinsieme dei dati che stanno nella lista, la puoi trattare come una normalissima tabella. Io qui dentro potrei tirar fuori casa underscore editrice e titolo e basta da quella lista senza problemi. Quindi io metterei lì dentro select casa underscore editrice, virgola titola, from il nome della lista. Con i punti come pare a me. È un include MySQL, praticamente sì, diciamo che non è proprio un include, però è qualcosa che ti permette di agevolare praticamente la scrittura del codice, soprattutto dentro PHP o qualsiasi altro linguaggio di programmazione. C'ha il suo contro, che naturalmente questi sono dati che fisicamente sono memorizzati dentro al database due volte, perché una volta è memorizzata dentro le varie tabelle e una volta è memorizzata dentro la lista. Quindi se la lista si appoggia su qualche centinaio, migliaia di record è poco male, ma quando ci stanno viste come facciamo noi a certi progetti da buffetti, che dentro c'è una tabella di 10 milioni di record, quello, se quella tabella pesava 50 megabyte, quindi l'insieme di tabelle pesava 50 mega, la vista a sua volta ne pesava 50 megabyte, quindi alla fine raddoppi quasi il numero, l'occupazione praticamente dei dati, perché giustamente questo è proprio un oggetto fisico, vista è query materializzata, cioè un oggetto fisico che sta dentro al database, punto. E queste però si aggiornano. Esiste un altro tipo di vista che non è supportata però da MySQL, ma è supportata da un altro database che si chiama Snapshot, che sono praticamente sempre delle query materializzate che non si aggiornano, vengono molto utilizzate in contabilità, tipicamente dentro le grosse aziende la contabilità è sempre al giorno prima, mai al giorno corrente, perché gli uffici analizzano ciò che è successo a mezzanotte del giorno precedente. Allora i sistemisti creano praticamente all'interno dei database delle query materializzate che non si aggiornano, che si chiamano snapshot, che si creano praticamente con l'istruzione create replace snapshot. Però non esiste, vi ripeto, dentro MySQL. E quella è una query che anche se si aggiornano i dati, per esempio se continuano le vendite il giorno dopo, gli acquisti di libro, lo scarico del magazzino, i dati rimangono fissi perché servono a determinati uffici dell'azienda, perché devono ragionare su quello che è successo il giorno prima, non in tempo reale. Quindi tipicamente sono procedure che i sistemisti di BA lanciano, che ne so, a mezzanotte, a un minuto, che praticamente fotografano la situazione al giorno precedente dal punto di vista, che ne so, contabile. Sistemi contabili tipo S400. Così. Esatto, questo alla fine, quando voi andate a vedere, se andate a vedere quei software, noterete che là sotto, se andate a vedere il codice, ci staranno viste di questo genere. Stai andando via? Sì, chiudete le finestre e tutto. Lascia aperto, tanto. Sì, sì. Ciao. Quindi vedete il succo, una volta uno che ha capito quello che deve ottenere dalla sua interrogazione, è costruirsi una bella lista che però, vi ripeto, c'ha come conto che poi alla fine è un oggetto fisico che sta dentro dalla base, pesa, è molto più facile da gestire dal punto di vista delle interrogazioni, perché vedete la tratti praticamente come se fosse una tabella proprio su tutti gli effetti. E questo è il punto finale che si arriva praticamente con le query di selezione. Quindi con il view as aperta tonda e chiudi la tonda alla fine, sì, vi apro, dà la possibilità di, eccola, è questa qua praticamente, quella che abbiamo fatto prima. Allora, questa è un'istruzione del linguaggio SQL che fa parte di quel famoso raggruppamento di istruzioni che stanno nel data definition language, che è quello che serve per creare il database, per creare le tabelle, crea anche le viste.
questa è create or replace. L'istruzione replace viene messa per evitare che venga dato un messaggio di errore. Se io questa qua la rilancio senza il replace, copia, ci mettiamo qui dentro, riquadro SQL, mi metto qui dentro, CTRL V, e levo il replace, questa vista già esiste, no? Questa vista già esiste dentro il replace. Quindi io faccio esegui e lui mi dice errore query SQL, lui la chiama tabella, la tabella che case underscore libri già esiste. Quindi se voi non ce lo mettete, lui mi dà un messaggio se già esiste quella vista. Guardate che l'oggetto già esiste dentro il database, quindi potrebbe anche essere un messaggio di alert: avete sbagliato nome, dovete chiamarla in un altro nome perché quell'altra vista è qualcos'altro. Se invece non vi interessa questa cosa, basta che ci mettete or replace, e quindi se non esiste lui la crea, se esiste la sovrascrive, e quindi voi perdete quella vecchia a favore di quella nuova. Chiaro? Quindi in questo caso, se facendo così, poi riesce quel dentro al libri invece del InnoDB vista. Esatto. E questo mi dà la possibilità di utilizzare come se fosse una tabella normale. Ah, ok. È un oggetto materializzato lì dentro, che è tipicamente un'interrogazione molto complessa fra più tabelle che voi dovete utilizzare più volte all'interno del vostro lavoro, e quindi è logico metterci dentro tutti i dati che vi servono e lasciare fuori solamente i filtri che di volta in volta applicate in maniera semplice, come se fosse una normalissima tabella. Vedete quanto è più corta rispetto a prima? È una riga di codice fondamentalmente. Cioè il grosso vantaggio è che si auto-aggiorna da solo quando cambiano i dati nelle tabelle coinvolte. C'è lo svantaggio che, essendo un oggetto fisicamente materializzato in DB, occupa spazio. Esattamente lo stesso spazio che quei dati occupano quando stanno dentro le singole tabelle. Quindi se avete spazio a disposizione, potete anche utilizzarle in maniera anche molto spinta. Tenete presente che tutte le volte che voi la chiamate, questa è come se voi vi faceste la query, quindi come tale c'ha il suo praticamente peso a livello di esecuzione, però sicuramente è molto utile. Ok? Va bene, allora facciamo un attimino di pausa. Allora, questo è per quanto riguarda praticamente le query di selezione e la creazione di viste che ci sono comode per poter semplificare il codice. Adesso quelle che dobbiamo vedere all'interno del nostro database sono naturalmente le query di inserimento e le query praticamente per aggiornare i dati, perché i dati non vengono solamente letti, vengono letti praticamente dagli utenti sul web, ma dietro c'è qualcuno che tramite un sistema di gestione dei contenuti aggiorna praticamente i contenuti. Inserisce il libro nuovo, inserisce le quantità, mette la casa editrice nuova, mette la copertina dell'immagine del libro e così via. Quindi ci devono essere sotto delle istruzioni che permettono di fare fondamentalmente che cosa? Inserimento e aggiornamento dei dati. Esiste anche l'istruzione per cancellare i dati, badate bene, anche se di solito per motivi storici non si dovrebbe mai cancellare niente dal database, però esiste e può essere tranquillamente utilizzata. Allora, dentro phpMyAdmin, quando io faccio inserisci, se ben vi ricordate, c'è la maschera che ti permette di fare l'inserimento fondamentalmente delle informazioni in maniera estremamente semplice. Ma il codice che c'è sotto, in effetti, sono delle istruzioni SQL che noi adesso andiamo a verificare. Cominciamo per esempio con l'inserire una nuova casa editrice, no? Allora, io vedo innanzitutto la tabella casa editrici che cosa contiene. C'ha praticamente tre campi: id casa, casa editrice e stato casa. Allora, per avere un piccolo aiutino per imparare a scrivere queste query,
di inserimento rimanendo dentro la tabella, diciamo, case editrici, se facciamo clic su SQL. Questo è il riquadro fatto apposta per questa tabella, che a destra ci mette anche i nomi dei campi, così non ci dobbiamo impazzire molto a pensare come si chiama. Notate che qui dentro già ci sono praticamente dei pulsanti per fare select, asterisco, select, insert, update e cancellare il codice. Noi le scriviamo praticamente a mano. Teniamo presente una cosa fondamentale, che praticamente all'interno della tabella case editrici c'è il primo campo, che è un campo contatore, quindi un numerico che si autoincrementa, quindi non lo dobbiamo assolutamente gestire, giusto? C'è il campo casa editrice. Qualcuno ha premuto il pulsante del ventilatore. Vedi, sentiva il ventilatore. Il campo casa editrice è un campo testo che io devo gestire. Il campo stato casa è un campo invece booleano che ha un suo valore di default, quindi in teoria io non lo devo gestire, a meno che non voglio metterci un valore differente da quello di default. Vi ricordo che il default è 1, quindi quando inserisco la casa editrice automaticamente lui ci mette 1. Se io voglio inserire una casa editrice con il valore di default 0, lo devo andare a gestire al massimo. Allora, come si fa praticamente a inserire un record? Il codice SQL è il seguente: insert into. Quindi dall'inglese inserisci dentro nome della tabella, case editrici. Devo specificare i campi su cui voglio operare. Non è necessario che i campi siano nell'ordine come sono stati inseriti all'interno della tabella. L'importante è che vengano utilizzati sempre in quest'ordine quando io eseguo questa operazione. L'unico campo che voglio gestire è casa editrice. Anzi, gestiamo anche stato casa, volendolo mettere uguale a 0. Punto lì. Oh, scusate, casa editrice, virgola, stato casa, valori, values, aperta praticamente parentesi tonda, e qui dentro io ci devo mettere praticamente i valori. Allora, tutto ciò che è stringa va messo fra apici, tutto ciò che è data va messo fra apici. Tutto ciò che è numero non va messo fra apici, quindi fra, come numeri noi intendiamo sia i numeri in senso stretto che anche i valori booleani, che abbiamo visto che è un tin di 1, quindi va a assumere i valori 1 o 0. Quindi qui dentro, se io volessi inserire una nuova casa editrice, datemi il nome di una casa editrice. No, già c'è. Editori riuniti. La devo mettere praticamente fra apici, metto poi la virgola, il valore booleano che ci voglio inserire è 0, quindi vuol dire che per il momento non la voglio rendere attiva, perché fin quando non ci metto dei libri dentro non la voglio rendere attiva. Quindi qui dentro ci scrivo 0 senza mettere nessun delimitatore. Praticamente chiudo con la parentesi tonda. Mando in esecuzione praticamente questa query e io praticamente ho inserito una casa editrice. Esegui e lui mi dice: MySQL ha restituito un insieme vuoto e mi ha messo praticamente questa istruzione. Se io adesso faccio clic praticamente su casa editrici, mi troverò praticamente una nuova casa editrice che si chiama Editori Riuniti e ha come stato uguale a 0. Ok? Questo se io voglio fare un inserimento. Naturalmente, se voglio fare un aggiornamento, supponiamo che adesso io ho inserito dei libri per la casa editrice che mi interessa, quindi voglio renderla attiva in modo tale che sia visibile praticamente sul web. Per fare un aggiornamento, rimaniamo sempre dentro la sezione SQL di questa tabella. Io adesso voglio prendere Editori Riuniti e trasformare praticamente il suo stato, st underscore casa, da 0 ad 1.
Quindi rivado un'altra volta sul sezione SQL, per comodità sempre quella della tabella, così vediamo il nome dei campi. L'istruzione update, nome della tabella. Vado a capo solo per farvi vedere la struttura. Set stato casa uguale a 1. Naturalmente nelle query di update non basta solamente mettere qual è il nome della tabella su cui voglio eseguire l'aggiornamento e qual è il nome del campo o i nomi del campo che voglio aggiornare. Perché se io qui dentro mettessi uguale a 1 e ci fossero altre case editrici con 0, automaticamente pure loro vedrebbero. Quindi io qui dentro ci devo mettere per forza un filtro se voglio individuare esattamente quale record voglio andare ad aggiornare. Quindi qui dentro scriverò where casa editrice è uguale a editori riuniti. Se voi avete visto un pochettino i sistemi di back-end che produce praticamente uno strumento come WordPress, noterete che quando ci sono queste cose, voi avrete la classica drop-down list dove dentro uno si sceglie il valore che vuole andare ad aggiornare, no? In questo caso voi troverete l'elenco delle case editrici, giusto? Quindi io ci ho messo, selezionando Editori Riuniti, lui si andrà a prendere il record che ha come nome della casa editrice Editori Riuniti e andrà ad aggiornare solamente quello. Se il nome è scritto sbagliato, vi darà errore oppure non aggiornerà nulla. Quindi, se io adesso questo qua lo prendo e lo mando in esecuzione, mi memorizzo intanto la mia query, lo mando in esecuzione, perfetto, mi dà come messaggio una riga modificata, vedete? Qui mi riporta praticamente la query di update che ho praticamente creato io a mano. Se entro dentro la tabella case editrici c'è uno. Quindi badate bene, mentre nell'insert io posso non specificare qual è il campo su cui devo andare ad agire perché non ce n'è bisogno, nell'update è fondamentale perché se vi scordate di mettere il filtro che punta direttamente al campo o ai campi che devono essere interessati, c'è il rischio che andare a fare degli update su delle informazioni che invece non dovrebbero essere toccate. Quindi fate molta attenzione quando eseguite le query di update. Supponiamo che questa casa editrice non la dovevo inserire. Per fortuna non ho inserito alcun libro, non c'è nessun campo correlato dentro quella famosa tabella che contiene i puntatori ai nominativi, ai libri e alle qualifiche, e decido di voler cancellare praticamente questo record. Ci esiste l'istruzione delete. Pure questa è un'istruzione estremamente pericolosa perché guardate, delete from case editrici. Qui anche io devo mettere il filtro che mi punta praticamente al record che voglio cancellare, se no così cancello completamente la tabella, tutta quanta. Ma cancellare la tabella non è drop-table. Quello è per cancellare proprio la tabella dal database. Questo invece cancella tutti i record di quella tabella dal database, ma la tabella rimane, ok? Quindi anche qui devo mettere where casa. Io in questo caso Editori Riuniti. Io metto il nome, ma potrebbe anche essere l'ID casa uguale a 5, cioè qualcosa che identifichi univocamente il record su cui io voglio andare ad agire. Ok? Se io questo qua lo faccio praticamente, la mando in esecuzione. Me la copio un attimo dentro il mio file. Esegui. Sei sicuro? Lui mi dice: sei sicuro di voler eseguire la query delete? Ok.
Perfetto, lui mi dice una riga cancellata, rientro dentro la mia tabella e vedete che la riga è scomparsa. Che cosa è successo a questa tabella che c'è il primo campo contatore? Si è creato un buco. Se io adesso vado dentro le informazioni, vedete qua dentro la sezione più della tabella casa editrice, operazioni, vedete? E mi vado a vedere le informazioni che ci sono messe dentro, vedete che l'auto increment è impostato su 6. Quindi io quando andrò a inserire la prossima casa editrice, non me la metterà uguale a 5, ma metterà uguale a 6. E in effetti, se io li vado a fare l'insert into sempre di editori riuniti, mi prendo la query che avevo. Insert Sì, li vado a inserire. la prima. Sì, no, sempre la stessa, se volete, oppure cambiamo anche nome alla casa editrice, se volete. Esce come sei. Per esempio, datamene un'altra. Franco Angeli. Eh? Ci sta Franco Angeli. Sì, Franco Angeli, non so nemmeno se esiste più ancora come casa editrice, penso di No, sì. ma dico non No, mette quelli che dentro abbiamo Ah, già. no, scusate, ho sbagliato a prendere. Dove sta insert? Ah, non ce l'ho messo. Insert into. Non c'è insert into. Allora, qui dentro, allora, mo la riscrivo a mano. Allora faccio, non ce l'ho messa dentro, insert into case editrici, ci Com'è? metto Casa. casa Casa. editrice, Edisce. Lingua. st casa, Vari. values, Altre ah, edizioni. Cioè, altre edizioni. No, è edizioni. tutto attaccato con una E sola. Ah, Piccolina. perfetto. Ci mettiamo No, uno altre a edizioni, tutto questa. attaccato. Sì, Come si vabbè. chiama? Qualsiasi nome va bene, Sì. badate bene. Non ve. Uguale a zero, sai? No, ci ho messo Ah, uno. Volendo, ci potrei mettere anche zero perché uno è il valore di default, perché così giustifichiamo la sua presenza praticamente dentro però la lì di query. casa è sempre. Se io questo qua vado e lo metto CTRL V, vado a praticamente eseguire, la query mi funziona, entro dentro e lui mi ha messo praticamente altra edizione, c'ha ID casa uguale a 6, quindi vuol dire che si è creato un buco e così deve essere. Eh? Non è che voi andate dentro al vostro database nell'opzione e dice no, ricomincia da 5, perché io qui potevo anche farlo. Me ne entravo qui Ah, dentro, fai c'era scritto sempre 5, 5. ci mette, 6, ci mettevo 5 Fai e lui sempre praticamente il prossimo numero me lo rimetteva esattamente come 5, ma è sbagliato, eh? È sbagliato fare una cosa di questo genere, perché in questo caso se ci sono rimasti appesi dei record dentro libri, perché per sbaglio non ho cancellato dentro libri qualcosa che avevo messo prima con l'indice 5, mi hanno fatto un collegamento che è sbagliato, quelli non sono i libri di questa casa editrice, ma erano di quella vecchia. Per questo il delete, diciamo, fondamentalmente non viene quasi mai utilizzato, perché tu c'hai bisogno sempre di uno storico per motivi statistici, per quello che ti pare, perché nel corso degli anni, se vuoi analizzare come sono andate le cose, devi poter avere anche i dati vecchi, cioè quelli che potrebbero contenere libri che non sono stati più pubblicati o che non sono più venduti. Chiaro? Però se volete il delete è questo, eppure su questo va messo un filtro perché questo è ancora più pericoloso dell'update. Eh? Perché se fate delete e vi scordate di mettere il filtro, praticamente cancellate praticamente, tutti i dati di quella tabella. E se ci sono pure dei, per esempio, dei libri nella quello che Allora, aspetta. nel fare la cancellazione, la regola è sempre iniziare la cancellazione partendo sempre dai dati che stanno a livello più basso. Quindi io cancello sempre i libri, prima i primi libri di quella casa editrice e poi cancello la casa Ah, editrice basso verso dal l'alto. basso verso l'altro, mentre Ok. tipicamente nella struttura relazionale tu parti da casa editrice e inserisci i libri. Per cancellare, cancello prima dentro libri e poi dentro casa Ma editrice. poniamo il caso che io lo faccio direttamente su una tabella che contiene libri d'errore o come Allora, si fa un po'? se tu cancelli i dati dentro libri e rimane la casa editrice, non c'è alcun problema perché possono esistere No, case aggiungo editrici. direttamente la casa editrice con libri dentro, poi va cancellata tramite quella istruzione.
Sì, puoi farlo tranquillamente. Cancella tutti i libri. No, no, ti cancella solamente la casa editrice. Dentro casa editrice, poi devi entrare Quando dentro la apri tabella casa libri, editrice. dentro la tabella libri devi cancellare libri, Quindi ok? rimangono dei libri orfani della casa editrice. Esatto. In molti database c'è la possibilità di fare dei diagrammi che sono attivi, per esempio Access ce l'ha, SQL Server ce l'ha. Questi diagrammi attivi, cioè quei famosi collegamenti che stabiliscono le relazioni, possono funzionare in maniera attiva in questo senso. Là dentro ci si possono impostare delle regole, dice se decido di cancellare il record madre, a cascata cancellami anche i record figli. Quindi se ci fosse possibile dentro MySQL, io potrei cancellare casa editrice editori riuniti e quella a cascata mi cancella tutti praticamente i record che stanno dentro libri, eventualmente tutti i record che stanno nella tabella di collegamento con PID libro, PID autore e PID qualifica e così via. Chiaro? Però vi ripeto, la cancellazione è una cosa che non si fa, lo fai in fase di test per ripulire un pochettino la tabella, cose di questo genere. La cancellazione possiede un'altra caratteristica, è un po' come quando voi cancellate un file dentro al vostro file system di Windows. Voi sapete che ogni tanto fate utilizzate la deframmentazione per ricompattare praticamente gli spazi. Perché fondamentalmente voi quando cancellate un file dentro Windows, quello era memorizzato su uno spazio fisico. Quindi quello spazio fisico viene smagnetizzato, ma rimane vuoto. Se uno ci prova a salvare un altro file dentro, se un altro oggetto, se ha le stesse dimensioni o dimensioni inferiori, va bene. Ma se ha dimensioni maggiori non lo salva in quello spazio, ma si va a cercare il primo spazio libero. Quindi voi che fate ogni tanto dentro Windows? Fate la deframmentazione del disco per ricompattare i file, giusto? La stessa cosa succede dentro i database, il delete in effetti lascia un po' di sporcizia all'interno praticamente della tabella. Allora, voi una volta terminate praticamente la fase di test che avete progettato tutto, bla bla bla, volete riutilizzare le stesse tabelle, ma volete anche rigenerare i contatori partendo da uno. Allora, l'istruzione da utilizzare non è delete, ma è truncate. Se voi utilizzate queste, noi non la facciamo partire, però vi faccio vedere com'è l'istruzione. Allora, SQL, voglio cancellare la tabella libri, truncate table libri. Se io faccio partire questa query di troncamento, questa mi fa la cancellazione di tutti i record che stanno dentro la tabella libri, ma in più c'ha il grosso vantaggio che rigenera il campo, tutti i campi auto-incrementali. Quindi nella prossima volta, quando andrete a inserire il primo record, lui ricomincerà da 1, cosa che invece non fa il delete. Se voi fate un delete from libri, lui mi cancella tutti i record che ci stanno dentro la tabella libri. Però quando vi andrete a inserire il primo record, lui non ripartirà da 1, ci avrà in memoria dentro quella sezione qual è l'ultimo ID 560 e vi metterà 561. Ok. Quindi il truncate non viene mai utilizzato solo per fare pulizia quando io devo fare una copia nuova, vergine praticamente del mio database. Faccio truncate di tutte le tabelle così le svuoto, si ricompattano e vengono rigenerati da uno tutti praticamente i campi che siano incrementati. Non viene utilizzata però diciamo solo in questo caso, quando uno praticamente si deve creare una copia del database vuoto. Si fa prima la copia del DB e poi svuota tutte le tabelle con truncate, così è sicuro che praticamente non c'è spazio inutilizzato e tutti i campi contatori ricominciano praticamente da ora. E se la utilizza per altri scopi. Se no questo registra pure la mia ricetta stasera. Quindi vedete, queste sono praticamente le tre istruzioni che vengono utilizzate per fare gli aggiornamenti. Inset per poter inserire praticamente nuovi record, update per poter aggiornare informazioni dentro record già esistenti, attenzione al filtro che ci mettete per puntare al record o ai record che vi interessano,
E poi c'è delete che serve per cancellare un record. Pure qui attenzione al filtro perché è molto pericoloso, è facile le prime volte cancellare praticamente record da intere tabelle. Guardate bene, non è un dramma perché tipicamente i sistemisti quando installano i database, loro hanno delle procedure che ti permettono di recuperare i dati perché non vengono proprio cancellati del tutto. Voi sapete pure Windows quanto cancellate un file, esistono dei software che vi permettono di recuperarlo quel file. La stessa cosa è dentro i database, esistono delle procedure all'interno di ogni database che permettono di fare il recupero di ciò che è stato cancellato, però è sempre una cosa pericolosa, francamente, da fare. Quindi, vedete, queste sono le quattro query che ci servono per lavorare. Le select per fare le query di selezione con o meno filtri, ordinamenti e raggruppamenti, le insert per fare query di inserimento, le update per fare query di aggiornamento e il delete per fare query di cancellazione. Sono quattro fondamentalmente. E con questo si fa praticamente tutto. Quindi noi adesso qui dentro abbiamo esattamente tutto quello che ci serve praticamente per poter lavorare con MySQL. Quindi noi abbiamo visto anche le viste poi, che sono praticamente delle query materializzate che sono estremamente comode. Guardate bene, se io cancello una vista, prima non ve l'ho detto, se io faccio elimina questa vista qua che ho creato, non cancello i dati che stanno dentro le tabelle. Cancello solamente la vista, punto. Guardate, questa potete fare quello che volete. Non è vero il contrario, se io cancello una tabella o la svuoto dai dati, c'è il rischio che praticamente se quella tabella interviene in una vista, c'è il rischio che voi quella vista non vedete più o non vi funziona o vi dà dei risultati praticamente orfani di qualche dato. Allora, questo fondamentalmente per quanto riguarda Posso vedere un attimo note del plus le query praticamente per fare interrogazioni e aggiornamenti dei dati. Abbiamo visto un po' tutto, adesso dobbiamo vedere come funzionano praticamente dentro praticamente PHP, poi adesso già le select, noterete che poi quando ci arriviamo vedete che fare le insert e le update è ancora più semplice. Si utilizza esattamente le stesse istruzioni, però senza mostrare poi i dati perché non serve. Al massimo mostro un messaggio di errore o un messaggio di esito favorevole su quello che è stata praticamente l'operazione. Diciamo, queste informazioni che abbiamo visto in queste 3-4 lezioni per quanto riguarda i database sono quelle necessarie e sufficienti che ci servono per poterli gestire. Poi ci sono altre cose, ci sono praticamente le store procedure, i trigger, c'è la gestione degli utenti, cose di questo genere, ma sono cose che tipicamente sono a livello avanzato, la cui mancanza non inficia il fatto che voi possiate creare e gestire un database con le librerie MySQL, quelle che vi ha introdotto Antonio. Io allora volevo utilizzare la restante lezione e la prossima per ritornare praticamente sulla parte generale di PHP e vedere due cose fondamentali, prima di vedere bene l'interazione praticamente tra PHP e MySQL attraverso quel piccolo esempio che vi proporrò. Volevo vedere innanzitutto come si fa a trasportare le informazioni praticamente da una pagina all'altra, perché voi molte volte dentro le pagine trovate il cosiddetto link, no? Un link è scritto in HTML, semplicemente faccio clic e apro una pagina che ha estensione HTML, ma se io voglio trasportare delle informazioni da una pagina all'altra, come faccio? Perché mi serve trasportare queste informazioni, perché man mano che vado avanti mi servono per qualche scopo. Tipicamente questo succede quando c'hai a che fare con i form, la classica delle forme di contatti che voi trovate in ogni sito, quello che serve per inviare una mail per farsi contattare per qualcosa. L'altro classico esempio è la classica forma di registrazione ad una newsletter, per capirsi, dove voi vi registrate mettendo la vostra casella di posta elettronica, eventualmente una password, vi registrate oppure vi cancellate praticamente dalla newsletter.
Quello è un altro modo di trasportare informazioni da pagine diverse, perché le pagine PHP, se non in qualche modo le informazioni non le trasportate bene, si perdono. Ok? E l'altra cosa da vedere poi è le funzioni, che noi non l'abbiamo vista, dobbiamo vedere un po' di funzioni, quelle che generalmente vengono utilizzate per le stringhe, per i numeri fondamentalmente, perché poi abbiamo visto che le date hanno poco da gestire sotto PHP, ma dobbiamo imparare anche come si scrivono delle funzioni personalizzate, perché potrebbe essere molto comodo quando io ho una stessa procedura che richiamo in più punti del mio sito. È inutile che io la riscrivo 50 volte, sono 50 volte che ho del codice che praticamente è sempre lo stesso, con grosso svantaggio che c'è un errore, lo devo andare a correggere 50 volte. Se mi faccio un codice che lo scrivo una volta o sola, con l'include, tutte le volte che mi serve lo richiamo dentro la pagina, è molto meglio. Dobbiamo imparare a costruire queste funzioni, che non è difficile, ma c'è da capire un attimo quali sono le regole. Allora, io innanzitutto volevo vedere questa storia dei form, come si fa a trasportare le informazioni. Non so se voi avete mai, quindi posso chiudere la sezione che riguarda praticamente il database e posso aprire praticamente la sezione che invece riguarda il sito, il locale, dove noi dentro già ci abbiamo delle cose messe dentro. Allora, io ho dei, vediamo un po', PHP MySQL, perfetto, ce l'ho qua, no, indietro, ok, prendiamo queste qua, form e get e post, me le copio, le metto dentro al sito locale, no, desktop, dove? Qui dentro. Le ho messe dentro delle cartelline separate perché sono dei file, sono più di file che vengono utilizzati fondamentalmente, per mostrare il loro uso. Allora, questo è il form, ok, e questo è il get e post, ok. Allora, innanzitutto per spedire le informazioni, non so se voi conoscete il tag form, sì, perché voi utilizzate il form, no? Dal punto di vista dell'HTML. Io adesso mi apro un attimo Dreamweaver e ci metto praticamente, no, non voglio partecipare, allora mi prendo praticamente 1 e 2, ok, e me le porto dentro. Ce l'abbiamo anche noi queste qua? No, 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 poi queste qua ve le metto io online, però intanto adesso mi servono a me perché così evitiamo di... get e così via. Ok, allora supponiamo che noi vogliamo fare il classico link, no? Cioè, all'interno della nostra pagina PHP a un certo momento, vedete un link e quando uno ci fa clic sopra, passa in un'altra pagina e si porta appresso delle informazioni che in quell'altra pagina in qualche modo devono essere utilizzate. Se vi ricordate, l'esempio che abbiamo fatto vedere del sito, ok, questi sono i cookie. Ecco, io qui dentro ho praticamente l'ultima news che è stata inserita, ho l'immagine, ho il titolo, ho la data praticamente di inserimento, il luogo, un piccolo abstract che spiega praticamente il contenuto della news. Se io voglio leggere praticamente il contenuto completo di questa news, c'è, o faccio clic praticamente sull'immagine, oppure faccio clic su questo link, che questo vedete è un link che hanno fatto da pulsante con dei fogli di stile. Se notate, quello che dovete notare è quello che vedete qui sotto. Io sto puntando praticamente alla stessa pagina, che è questa index, nella lingua francese, praticamente alla sezione news, la news ID che c'ha praticamente come identificatore 1230 e così via, mi porta presso il titolo, la data e così via. Queste sono fondamentalmente, questo è un link che si sta portando appresso delle informazioni. Come si fa a portarsi appresso queste informazioni? Queste innanzitutto, quando la pagina farà refresh, verranno utilizzate per fare un'interrogazione al database e tirar fuori nient'altro
da tutte le news che ci stanno dentro esattamente, esattamente quella che praticamente mi serve. Ok? Molto semplice come risultato, però bisogna capire come ha fatto praticamente il sistema a tirar fuori proprio questa con tutte le informazioni. Allora, se io apro un attimo l'esempio, quello là che c'ho dentro get, allora form, quale ho aperto? Quello get e post mi sembra. Sì, apro get 01. Qui dentro io ho messo semplicemente due link. Se io ci passo sopra praticamente con il mouse, vedete che qui sotto praticamente io mi sto puntando a una pagina che si chiama get-01-risposta. Scusate il numero un po' lungo, poi quando ce ne avete tanti di questi esempi almeno non si mischiano tra di loro. Notate che io mi sto portando appresso delle informazioni che poi vorrò utilizzare quando entro in questa pagina per fare l'output al video. Vediamo come è fatto questo file. È scritto due volte perché io ho utilizzato due metodi differenti. Quello classico è uno uscito con la versione 5 di PHP. Allora, supponiamo di avere la nostra bella pagina PHP, no? Io mi faccio un nuovo file, ho definito due variabili. In cui una variabile A ci ho passato la parola corso, nella variabile B ci ho passato, impostato la variabile php slash mysql e quando faccio clic voglio entrare in quella pagina e poter fare l'output a video di queste due variabili, ok? Del contenuto di queste due variabili. Questo è il modo con cui praticamente, con cui si fa il primo link, che è questo, eh? Notate, io scrivo, notate che qui ho aperto e chiuso i tag PHP, quindi qui sto utilizzando praticamente codice PHP embedded dentro al codice HTML. Vi ricordate quando vi ho fatto vedere quei due esempi che potete utilizzare il codice HTML dentro al codice PHP come se fossero delle normali stringhe di testo, o potete fare viceversa. Quello che preferite usate. Quando si ha a che fare con i link, forse questo è il metodo più chiaro perché si nota subito la differenza, ciò perlomeno Dreamweaver vi fa notare subito la differenza, ciò che è codice e ciò che è informazione. Vedete, io faccio il classico link alla pagina PHP che mi interessa con il tag href. Ci metto praticamente il nome della pagina. get-01-risposta.php per poterci passare quei valori, metto il punto interrogativo alla fine, e poi dico: guarda, questi valori, io li passo nell'altra pagina e nell'altra pagina si chiameranno val 1 e val 2. Dato questo nome, sarà chiamato Pippo, Bruto, Paolino, diciamo il nome che si dà praticamente alle variabili c'ha un senso fondamentalmente. Io questa l'ho chiamata variabile 1 e l'ho chiamata poi l'altra variabile 2. Notate come si scrive, io scrivo il nome della variabile che voglio passare con l'uguale e poi lì dentro ci metto il codice praticamente PHP, vedete? Cioè ci passo questa. Potevo anche scriverci direttamente corso, badate bene, però io l'ho voluta fare volutamente in maniera più dinamica possibile. Poi notate che io metto e commerciale. Quindi la E commerciale è quella che si utilizza all'interno di queste stringhe per poter fare la concatenazione di vari parametri. Vi ricordate che nelle stringhe normali si utilizza il punto, qua si utilizza la E commerciale. Io quindi metto E commerciale, nome della seconda variabile, uguale, riapro il codice PHP e ci metto la variabile B. E poi vedete, quel vai alla pagina è quella cosa che io vedo sottolineata classica della pagina HTML. Quindi il risultato di questa scrittura è quello che vedo qua. Vedete? Var 1 uguale corso e commerciale, var 2 uguale PHP MySQL. Notate che non ci sono apici, niente, che riescono a identificare se una cosa è stringa, numero o data. Non ci vuole niente, si passa direttamente il valore della variabile. Chiaro? Io adesso quando faccio clic praticamente qua, vado in quella pagina. Allora, questa che voi vedete qui dentro è quella che comunemente viene chiamata query string. Il nome mi sembra che viene dalla Microsoft, è stata la prima a utilizzarla praticamente. Query string, perché questa è come se fosse una stringa che in qualche modo va a interrogare la pagina di arrivo, query,
per utilizzare quei due parametri e farci qualcosa. Ci potrei fare anche una query su una tabella del database, per capirsi. Quindi questo è il metodo. Quando io arrivo dall'altra parte, risposta, allora questa qua me la commento un attimo, voglio utilizzare praticamente la prima, ok, così è più semplice. Notate, per quella bellissima qualità che possiede PHP di essere un linguaggio debolmente tipizzato, io qui dentro prendo e utilizzo questa variabile $A e ci associo praticamente ciò che mi arriva praticamente dalla pagina precedente. Come faccio a associarla? Utilizzo questa variabile che si scrive per convenzione tutta maiuscola, ma funziona anche se voi la scrivete in minuscola, che si chiama $_get. Con $_get questa è una variabile globale di PHP, quindi viene vista praticamente in maniera naturale da PHP, è una di quelle variabili che lui ci ha memorizzato all'interno e che voi utilizzate. La sintassi è molto semplice, io scrivo $_get, maiuscolo o minuscolo non fa alcuna differenza, apro e chiudo parentesi quadra, dopodiché tra apici singoli scrivo il nome delle variabili che mi sto portando appresso, val1 e val2. Notate, io qui dentro ho fatto una concatenazione lasciando uno spazietto in modo tale da poter scrivere la parola corso PHP MySQL. Quindi una volta che io ho memorizzato dentro una variabile ciò che mi arriva da questa variabile globale $get, ne posso fare l'eco e ottenere praticamente quello che mi serve. In effetti, se io qui dentro faccio clic, lui qui dentro mi scrive corso PHP MySQL. Vorrei farvi notare una cosa, guardate dentro l'URL, le informazioni sono passate in chiaro, io vedo lì dentro quello che in effetti sto passando. Quindi in teoria informazioni sensibili non dovrebbero essere passate, anzi non devono essere passate tramite il metodo get, no? Perché altrimenti, supponete questa sia una forma di registrazione, che ne so, per l'accesso all'area riservata di un sito, se l'anno potesse leggere la username e la password in chiaro, a questo punto la sicurezza proprio non ha proprio alcun motivo di essere. In effetti le due variabili globali che noi possiamo utilizzare sono $get, quando io devo fare dei semplicissimi link per trasformare informazioni che non sono sensibili, diciamo, dal punto di vista della sicurezza, e poi ne esiste un'altra che si chiama $post_post, che è praticamente la sorella maggiore, che è quella che praticamente io utilizzo con le forme per passare invece informazioni in background, cioè senza che compaiano dentro l'URL, e tipicamente sono quelle che si utilizzano con i form, per capirsi. Quando io dentro devo fare una login, utilizzo un form che ha un campo username, un campo password e un pulsante. Tipicamente il campo password manco si legge, si vedono gli asterischi o i pallini. Là le informazioni passano in background, vedevo, non si vedrà niente né nella barra del titolo superiore né quando faccio clic praticamente sul pulsante. Allora, se io devo fare dei semplicissimi link, come avete visto dentro questa, dentro questo sito, posso utilizzare tranquillamente il $get, dato che dentro non c'è niente praticamente. Informazione praticamente segreta da mantenere. Questo è un normalissimo link mascherato proprio tramite CSS e pulsanti, va benissimo per trasportarsi tutte queste serie di informazioni che una volta entrate dentro questa pagina fanno una query sul database e quindi caricano il dato che mi serve. Vorrei farvi notare una cosa, questo è il metodo, quello praticamente il primo uscito per fare praticamente queste diciamo query string. Ne esiste un altro, per esempio, che è stata creata apposta una funzione che si chiama, è una funzione interna proprio di PHP, che si chiama http underscore build underscore query,
che è una funzione che serve per poter passare, ad esempio, degli array. Se io voglio passare l'intero contenuto di un array da una pagina all'altra, da una pagina all'altra, posso utilizzare questa funzione. Vedete, qui ho definito un array C che ho chiamato, dentro ci ho messo due valori, bianco e nero. Poi notate, io, vedete che qua ho fatto una cosa che tipicamente serve solamente per rendere questo codice più corto. Ho semplicemente utilizzato una variabile di appoggio che ho chiamato D e dentro ci ho messo questo pezzettino. Vedete, anziché scriverlo direttamente, l'ho messo dentro D in maniera tale che vi faccio vedere anche il caso in cui praticamente noi abbiamo l'estensione praticamente della variabile. Lo vedete che è poco chiara. Vedete che è poco chiara, quindi ve lo sconsiglio, però ve l'ho messo come esempio proprio per questo motivo. Io dentro questa array ci ho messo praticamente due valori, bianco e nero, quindi mi costruisco praticamente lo stesso href, vedete, risposta, e qui dentro ci metto, anziché metterci direttamente var1 e var2, ci metto, faccio la concatenazione, metto questa funzione e mi richiamo praticamente questo array. In effetti io quando vado praticamente sulla pagina, notate, quando vado qui sopra, notate lui che automaticamente che cosa ha fatto? Ha preso l'indice, quello intrinseco praticamente dell'array, dell'elemento dell'array, e l'ha utilizzato praticamente come nome della variabile. Anziché fare 1 ci ha messo 0, uguale a bianco. Poi c'è già la concatenazione, ci ha messo 1, uguale nero. Quindi se voi volete trasportare un array, il modo migliore è questo, utilizzare questa funzione, voi avete tutto il vostro bel array. E naturalmente dall'altra parte, come lo leggiamo questo array? Io adesso scommento praticamente questa. Che prima avevo commentato, utilizzo un foreach. Gli dico praticamente, notate come dice qui il foreach proprio per ciclare sull'array. Dico per ogni elemento che ho chiamato valore contenuto all'interno dell'array $get, cioè di questa variabile globale che trasporta le informazioni, io qui ho fatto fare l'eco, potrò fare qualsiasi cosa. Quindi io utilizzo semplicemente un foreach, il mio array si chiama $get, che è praticamente questa variabile globale che fa parte proprio di PHP, as valore, gli ho dato praticamente un alias come vi ho fatto vedere prima, e faccio l'eco di questo. Quindi io se vado a fare clic qua, ma adesso probabilmente mi darà un errore perché non faccio clic sul primo link, quindi io questo qua me lo commento un attimo. Faccio così e faccio così, in modo tale che questo sicuramente non mi dà errore, non avendo fatto clic. Questo qua, se io faccio clic, lui mi scrive bianco e nero. Notate che anche qui le informazioni sono passate in chiaro. Quindi se volete mandare dei parametri sciolti, utilizzate il primo metodo. Questo qua. Questi sono parametri sciolti che non c'hanno alcun legame tra di loro. Se invece i parametri che volete mandare sono un array, la cosa migliore è utilizzare questa funzione. Questa qua adesso io ve la riscrivo esattamente come sopra, per farvi capire un pochettino la differenza. Allora, se io vado qui sotto e scrivo echo, allora, a href uguale apice, metto, posso metterci direttamente così, get trattino 01 trattino risposta punto php punto interrogativo, chiudo le doppie virgolette, poi ci metto dentro http underscore vediamo un po' underscore query, apro e ci metto dentro $c punto chiudo praticamente l'apice, giusto? E poi qui dentro ci metto vai alla
pagina. Slash A. No, scusate. A. Ok. Questa è esattamente la cosa che ho scritto qui dentro, fatta in un modo che si capisce un po' meglio, come in teoria dovrebbero essere scritte le cose. Là praticamente ho utilizzato una variabile di appoggio, però vedete, mettendola così, con l'estensione della variabile, uno non riesce bene a capire qual è codice o qual è praticamente istruzione, valore. Questa poteva anche essere scritta in un altro modo. Ctrl C, io adesso ve le scrivo un po' tutte, la potevo anche scrivere così, già così aveva un aspetto già migliore, aveva già un aspetto migliore per quanto riguarda la sintassi, perché perlomeno cicciava fuori quel dollaro D che indicava che quello era una variabile, quindi dentro ci stava qualcosa. Quindi quello con cui vi trovate meglio utilizzate, naturalmente, sono tre metodi esattamente equivalenti, cercare di scrivere il codice più leggibile possibile da questo punto di vista. Questo perché mi ha lasciato così? Giustamente, perché io qua mi sono scordato il punto e virgola, quindi l'errore non sta nella linea dove c'era il rosso, ma stava nella linea sopra. Quindi vedete, questi sono tutti metodi equivalenti. Se io qui faccio refresh di questa pagina, non ho messo i BR, però capite perfettamente che l'ha fatti praticamente tutti. Mettiamo un paio di BR, lo mettiamo qua, ecco, BR, ecco, BR. Ma sono tutti metodi perfettamente equivalenti. Quindi ripeto, quello con cui vi trovate meglio utilizzate, vedete? Tutti quanti fanno esattamente il loro dovere, vedete? Portano esattamente le stesse informazioni. Portarsi un array ha dei vantaggi, perché? Perché se qui l'array cambia e viene utilizzato, automaticamente si inserisce un altro valore, io non devo modificare niente della mia pagina, perché? Vedete? Perché automaticamente lui prende e ci mette una terza variabile che si chiama 2 e col valore fine. Portarsi un array semplifica molto la vita, fondamentalmente, perché non mi devo stare a preoccupare di scrivere var 1, var 2, var 3, var 4 e cose di questo genere. E vedete, tutti quanti si sono aggiornati automaticamente, vedete? Quindi questo è il metodo che serve per trasportare le informazioni sotto forma di link da una pagina all'altra. E questo è l'unico metodo, perché le pagine sono scollegate tra di loro. Quindi in qualche modo io gli devo dire, guarda, le informazioni stanno viaggiando praticamente in questo modo. Naturalmente poi c'è che cosa? C'è da tenere presente che quando io non voglio utilizzare i form, non devo utilizzare il valore $get, perché altrimenti, se no, le informazioni mi passano in chiave dentro lui e potrebbe essere, non essere una cosa bella, no? Se io mi vedo quest'altro esempio, vedete, questo è praticamente del post, ok? Questo è post 1 e post risposta. Io adesso me ne ritorno qua nella pagina, aggiorna, post 01, faccio clic, Questo è un form piccolissimo in cui io dentro ho messo praticamente solamente due valori, il tuo nome e la tua età, ok? Se io qui dentro scrivo Massimo e qui dentro metto 55, nel momento in cui faccio clic sono passato a quella pagina di risposta, però vedete che in chiaro non c'è niente, quindi non so effettivamente quali sono le informazioni. Se quella, la tua età fosse stata password, io non avrei proprio vista. Se io invece ci mettessi, torno indietro, vado qui dentro, allora come si mandano le informazioni con i form? Voi lo sapete perfettamente, le conoscete i form come funzionano? Io non mi ricordo, devo vederlo.
HTML, praticamente si utilizza il tag form e il tag slash form, no? Okay. Praticamente bisogna metterci praticamente l'azione, cioè dove devo andare. E qui dentro io ci ho messo il nome della pagina dove devo andare, che è post 01 risposta. Quello che conta è il metodo. Vedete che là c'è scritto come metodo per trasportare le informazioni, c'è scritto post. Nel senso che le informazioni devono viaggiare col metodo post, cioè praticamente in maniera nascosta, in background, senza che sia possibile visionarle nell'URL oppure passando praticamente, facendo quando fai clic sul pulsante. Poi ci ho messo dentro praticamente due text box, input type text, gli ho dato un nome, non gli ho messo nessun valore. Se questa qua per esempio input type, mi sembra che è password, giusto? Sì. Password, io qui dentro ci metto password, così almeno mandiamo una cosa, ok? Lasciamo età. Il nome che io do al mio oggetto è importante perché è quello che poi alla fine mi permetterà di recuperare il valore che io ci ho messo dentro. E poi notate che sotto io ci ho messo praticamente un pulsante di tipo submit. Sapete che i pulsanti esistono due tipi, anzi tre. C'è il submit, poi c'è il button e c'è praticamente quello là per fare il clear, cioè per fare il refresh praticamente delle form. L'unico che funziona per spedire le informazioni in maniera automatica è il submit, quindi voi se mettete input type uguale submit, lui sa che questo è un pulsante e quando ci fate clic sopra deve solamente poi puntare alla pagina che è messa qui dentro, dentro l'action e trasportare le informazioni con il metodo che io ho detto. Se io questo qua lo salvo adesso, CTRL S, faccio un refresh così in modo tale che, ok, massimo, metto la password 1, 2, 3, 4, qui non si vede, quando faccio invia richiesta vedete che lui mi ha portato dall'altra parte l'informazione 1, 2, 3, 4, però vedete che sopra non c'è alcuna traccia di queste informazioni. Se io cambio metodo, se uso il get qui dentro e ci metto get come metodo, cioè lo stesso che utilizzo per i link, e restano, mi cacciano via dal lavoro praticamente. 5, 6, 7, 8 track. Notate che praticamente, a parte l'errore che è definito, età, non so perché, nota che lì sopra, vedi, c'è scritto fuori, è uscito fuori nome, massimo, età 5, 6, 7, 8. Quindi il get, quando io voglio trasportare informazioni che sono sensibili, non è proprio consigliato. Non riesco a capire perché mi ha dato errore. Undefinite index. Perché mi ha dato errore secondo voi? Get. Ah, giusto. Perché praticamente dobbiamo ancora vedere come io riesco a recuperare le informazioni dall'altra parte. Se non mi ero sbagliato. Allora, come get e post. No, adesso perché non... vuoi la password si fa con i pallini, esce con i pallini? Perché tu quando imposti un campo di tipo testo con il tipo password, lui per default c'ha i pallini che nascondono praticamente quelli da, che da CSS tu lo puoi cambiare e metterci quello che ti pare, gli asterischi, le figurine, quello che vuoi. Però da default scrivo io. Per default c'è dentro il pallino, un po' quando voi fate gli elenchi puntati e numerati, che per default se non ci mettete niente, ma lui ci mette il pallino. Invece andare a specificare se deve essere il quadrato, il cerchio, il pallino, qualsiasi altra cosa, quello che gli mettete come valore dell'attributo type, lui praticamente vi mostra dentro. Qui il valore di default è il pallino praticamente. Ah, non ho fatto il salvataggio della pagina. Ok. No, l'ho fatto perché... Ah, non ho fatto il refresh, forse. Vediamo un po'. Ah, sì. Ok. Allora, come catturo le informazioni quando arrivo praticamente nella pagina? Il metodo è esattamente lo stesso che ho utilizzato per il get. Solo che anziché utilizzare la variabile
la variabile praticamente dollaro get, praticamente io utilizzo la variabile dollaro post. Per il momento scordiamoci di questa funzione che non serve per capire, ok? Ctrl S. Quindi anziché utilizzare dollaro get, io utilizzo la variabile dollaro post, anche questa scritta tutto in maiuscolo per convenzione, ma funziona anche se la scrivete in minuscolo, non c'è solo problema. Vedete, io qui dentro mi sono fatto echo dollaro post nome, ho messo poi il punto, notate che qui c'è il tag PHP, quindi questo è praticamente è solo codice PHP. Notate che sempre allo stesso modo, nome della variabile globale, aperta parentesi quadra, nome del campo di cui mi voglio trasportare l'informazione. Il campo era identificato tramite l'attributo name, vedete? Tipo testo, nome, name, nome, valore niente praticamente. E poi qui dentro ho fatto una specie di concatenazione, la tua età è di, ho preso il valore int, che è praticamente una funzione di dollaro età, ma pure questo non è fondamentale, perché se noi ci mandiamo praticamente un valore intero, questo quando si fanno le funzioni l'avevo modificato per farlo vedere. Vedete quindi che col dollaro post io mi porto appresso il nome dei due campi di testo dove io dentro ho messo l'informazione, appunto, non c'è molta differenza, solo che qua in questo caso col dollaro post le informazioni passano in background, voi non li vedete, né se io qui sotto ci mettessi anziché praticamente un invia richiesta, ci potete mettere anche un link, no? Per fare praticamente il passaggio delle informazioni, e non si vedono nemmeno dentro la barra praticamente del loop. Quindi questo è il modo per passare le informazioni dei form da una pagina all'altra. In effetti voi quando fate la forma dei contatti, oppure la stessa forma di registrazione per la newsletter, voi li mettete la casella di posta elettronica, una password, registrami, entrate in una pagina non navigabile di quel sito, vi dice grazie signor Massimo Di Paolo, ti sei registrato, se vuoi cancellarti fai clic sulla sul link cancella. In effetti noi lo vedremo bene quell'esempio, perché io vi farò fare invece il passaggio intermedio in cui dalla pagina del sito noi vi arriva una mail dove facciamo clic, entriamo dentro una pagina non navigabile praticamente del sito e confermiamo la registrazione come effettivamente si fa, no? Perché sennò altrimenti tutti quanti registrerebbero gli altri in maniera indiscriminata, no? Invece la mail arriva a voi, alla casella che avete detto voi, e da là facendoci clic entrate dentro al sito e là fate la registrazione e cancellazione. E se io volessi captare e vado a inserire nome, cognome, email, basta, va bene, prendo questi dati e li butto nel mio database? Certo, là si fa che fai la classica operazione di insert, quello che faremo noi quando faremo quel piccolo esempio, okay, di sito. Questo perché? Perché dico ok, iscriviti alla mia newsletter, sì. Poi io prendo la mia, tutte le mie, il campo delle email dentro il mio database, sì. Vado a prendere tutte le mie email e vado a fare un rilancio di newsletter. E così che si fa, in effetti. Tu quando fai la registrazione alla newsletter, lo vedremo. Vi arriva una mail nella vostra casella, io faccio clic per confermare, entro dentro la pagina del sito non navigabile, nascosta, perché non è una pagina dove poi tutti navigano, e dice grazie di esserci registrato, e in quel momento viene fatto l'insert dentro una tabella utenti newsletter, che inserisce dentro che cosa? Il tuo nome, tuo cognome, oppure la tua casella di posta elettronica, la password criptata, vedremo metodi per criptare la password, con un ID che sarà un campo che si autoincrementa, quindi userai la persona che c'è di 9420, che ti identifica univocamente. E se lui si cancella dalla tua newsletter, ti rimane sempre quell'ID lì? Allora, quello si può fare in diversi modi. Allora, come al solito ripeto, non si cancella mai niente nel database, perché sai, ti rompono le scatole anche 3 mesi dopo che ti sei cancellato. Si sa come fanno. Come fanno? Quando tu ti dicono mi voglio scancellare dalla newsletter, tu premi sul link o sul pulsante scancellami dalla newsletter, ti arriva una mail, tu da quella mail fai clic sul link e ti sempre in una pagina navigabile del sito dove lui che fa un delete dalla tabella utente newsletter. In effetti là dentro c'è un quarto campo, stato utente, che passa dal valore booleano a 1 al valore booleano 0, quindi
Tu sembra che ti sei scancellato dalla newsletter, in effetti hai solamente alzato un flag che in teoria non ti dovrebbe più far contattare praticamente da quel sito, ma in effetti tu rimani lì dentro, rimani solo con uno stato zero, e quando invii la newsletter tutti i giorni tu non vieni preso in considerazione. Fai, a chi devo inviare la newsletter? Select asterisco fra un utente newsletter where stato utente uguale 1, quindi c'è zero. In teoria non vieni contattato, però tre mesi dopo chissà perché, ma perché te ne sei andato dal sito? Perché loro si pescano, guarda, è stato newsletter uguale zero e gli mando un altro messaggio. Sei bannato. Sì, a me mi è successo all'inizio quando è uscito il sito Janet, quello dell'albero genealogico, la trovo una cosa carina, ho scoperto qual era l'albero genealogico della famiglia di Paolo, siccome i primi tre mesi era gratuito. Mi sono messo là, ho dato tutti i dati, mi hanno mandato le cose, poi alla fine mi sono scancellato perché mi arrivavano una mail al giorno. Mi è andato bene per sei mesi, dopo sei mesi mi è comparsa un'altra mail di Janet, ma perché non vorrei, ci sono degli sconti? Ho capito allora come funzionava nel 95 questa cosa, che da qualche parte c'era un campo booleano che era stato trasformato da 1 a 0, ma io non ero scomparso dalla lista. Quindi, ricapitolando, voglio inserire informazioni, mandare informazioni non sensibili? Tipicamente tramite link va benissimo, posso utilizzare il metodo get, cioè la variabile dollaro nel get, oppure quella funzione praticamente interna PHP che mi permette di spedire intere array di informazioni. Voglio far transitare informazioni sensibili dentro il mio sito, tipicamente quelle che avvengono tramite i form, allora là il metodo get non va bene, perché mi mette in evidenza anche campi nascosti come quello di tipo input type uguale passo, e utilizzo il metodo dollaro post per fare questo tipo praticamente di scambio di informazioni. Quindi ricordate, dollaro get per i link e dollaro post per i form, e state tranquilli che praticamente le vostre informazioni viaggiano in maniera tranquilla come volete voi da una pagina all'altra. Queste qua, io comunque tutte queste cose ci sono praticamente sulle dispense che sulle slide che vi ho messo io, che erano queste, stanno praticamente nella parte che riguarda vedi funzioni. Io qui dentro ci ho messo parecchie funzioni per le stringhe, per i numeri, ma perché giusto per farvi un pochettino fare smanettare praticamente con queste ecco, qui nella sezione form vedete c'è il tag form, le variabili dollaro get e dollaro post fondamentalmente, ok? Come vedete non c'è dedicato molto, perché francamente non è che ci sia molto da dire, sono solamente due metodi per spedire tale informazione. Poi quando faremo le form per fare data entry delle informazioni nel nostro sito, vedremo effettivamente come funzionano con più campi anche diversi. Voglio caricare un'immagine, voglio mettere un testo. Tra parentesi vi farò anche vedere come si utilizzano dei componenti esterni a PHP, tipo che ne so, il CK Editor che trasforma la vostra textarea in un vero e proprio word processor stile Word, che vi permette di scrivere campi formattati in maniera fatta bene, senza bisogno che voi dovete poi andare, che siano cioè semplicemente dei file hash banali, per capirsi. Un altro modo per trasportare le informazioni è l'utilizzo praticamente delle variabili dollaro cookie e dollaro session. Il cookie sapete benissimo che cosa sono informazioni persistenti sul vostro computer che hanno una durata limitata o illimitata. Illimitata dovete vederla dal punto di vista molto grande, perché non è possibile dire a un cookie dura in maniera illimitata. Gli puoi dire guarda, io te lo setto oggi, scadi fra 3 anni. Quello è l'illimitato. Poi fondamentalmente quasi tutti gli utenti, 1 o 2 volte all'anno, che cosa fanno? Fanno passare qualche bel programmino di pulizia sul computer, tipo CCleaner,
che fa pulizia di tutte le cache, oppure semplicemente nelle impostazioni dei vari browser c'è sta praticamente cancella le informazioni, le form, le cookie, cose di questo genere, no? Quindi praticamente il cookie scompare. La prossima volta che voi rientrate praticamente sullo stesso sito, ne viene impostato un altro, ok? Per esempio dentro Firefox, se io vado dentro impostazioni, che sta qua, anzi lo vedo da qua, strumenti. No, lo puoi fare con cronologia. No, no, io volevo far vedere dove sta i cookie. Sta dentro sicurezza? No. Ecco, salva cronologia. Ecco, è possibile cancellare la cronologia recente o rimuovere i singoli cookie. I cookie, vedete, non sono nient'altro che delle file, dove dentro sono inserite delle informazioni particolari. Io questa qua mo rimuovi tutti, ok? Così vediamo quando l'imposto io che cosa lo scrive praticamente qui dentro. Questo lo possiamo anche... per esempio i cookie possono essere utilizzati, anzi sono utilizzati tantissimo quando devi fare un sito multilingue, per capirsi, no? Se tu un giorno è la prima volta che l'utente entra praticamente dentro al tuo sito, dice quale lingua preferisci, l'inglese, e gli setti il cookie che il puntatore alla lingua è inglese, lui tutte le volte che rientrerà praticamente dentro quel sito ti manterrà la versione inglese del sito, anche se il sito sta in Germania, allora la lingua di base potrebbe è il tedesco. Quindi uno degli utilizzi è proprio quello, cioè quello di in qualche modo identificare in maniera univoca l'utente. Oppure ci sono quelli che geolocalizzano. Ci sta anche la geolocalizzazione. Dove sei, diciamo. Utilizzano una cosa che si chiama LCID, sta per Local Identifier. Però quello non è molto... cioè sì, va bene, però supponi che io sono italiano, sto praticamente a Londra e sto guardando una cosa su un computer in inglese, ma la vorrei vedere in italiano, lui me la fa vedere in inglese perché localizza praticamente il computer con quell'LCID. Però se sei dello PR, esce poi una cosa da sopra e ti dico che vuoi. Sì, però quello sempre dentro al cookie va a finire, non è che è una cosa diversa, sempre dentro al cookie dove viene messo un valore dell'LCID che per l'Italia corrisponde sempre al codice 193, così è classificata sembra l'Italia a livello internazionale. Ogni nazione ha un numeretto suo. Sempre per la regola della privacy che uno deve sempre dire di accettare o no. Sì, adesso da quest'anno, da aprile di quest'anno sì. Prima era una cosa che potevi anche non chiedere, adesso invece sei obbligato. Infatti se uno cancella la cache praticamente sta dentro sicurezza, no, privacy. Se io cancello la cronologia, vedi, faccio cancella e rivado in quel sito di prima, mi riesce di nuovo il bannerino. Esatto. Vedi, riesce un'altra volta questo, quindi un'altra volta, quindi ecco cosa devi fare, mi leggo la normativa dei cookie e così. Ma fondamentalmente serve a cosa? A trascinare, quindi a riconoscere l'utente tramite l'IP e quindi entra nella pagina, ecco. E dice le stesse modalità in cui all'inizio hai... No, serve per tracciare l'utente, punto, serve solo per tracciare l'utente. Solo per tracciare l'utente. Poi vabbè, il 70-80% dei casi viene usato per fare remarketing. Vabbè, quello è l'uso che è nato per fare per i cookie all'inizio, però la gente si è un po' scocciata. E appunto, appunto. Adesso di questa invadenza. Non è che sia cambiato molto, e poi aprire. Vedete, lui subito l'ha preso e l'ha messo qui dentro. E qui dentro c'è scritto praticamente tutte le informazioni che sono praticamente memorizzate dentro quel cookie. Ok? Rimuovi tutti, così lo leviamo di mezzo. Allora, io qui dentro torno indietro, parent directory. Vediamo di capire un attimo come funzionano questi cookie. Allora, il cookie è praticamente l'unico caso in cui viene utilizzato praticamente la data in formato timestamp. Questo è l'unico caso praticamente dentro PHP in cui serve quel formato un po' strambo, che praticamente considera la data a partire dal 1 gennaio 1970 come numeri interi positivi e sotto come numeri interi negativi. Quando si utilizzano più di 2 alla 32 valori, automaticamente quel numero diventa un float, lo ricordate? Con le 14 cifre decimali, praticamente tutte quante uguali a 0. Allora,
Qui dentro. Ok, prendiamo questa. Io poi tutte queste cosette ve le metto stasera subito online. Incolla. Così almeno non ci potete... registrazione. La registrazione no, perché ci deve pensare Giovanni, perché io non so come si trasforma in file audio. Poi sono 2 giga di roba prima che vi è messa online. Ci vorrà un po' di tempo. Cioè almeno domani, forse domani sarà già pronta, no? Allora, io questo qua me ne vado dentro cookie. Ok, ce l'ho qui dentro, perfetto. Allora io mi chiudo praticamente questi e mi apro praticamente i miei 2 local web, eccoli qua. Mi prendo questo e me li metto praticamente dentro Dreamweaver. Ok, quindi questo è il file praticamente di partenza, eh? E questo è il file praticamente di arrivo. Notate, allora, questa prima parte del codice non la prendiamo nemmeno in considerazione, serve solamente a controllare quando uno si muove avanti e indietro nelle pagine. Per fare un passaggio semplice in avanti, per capire il funzionamento del cookie, non serve a niente questo primo blocco, eh? Poi vedremo un attimo di analizzarlo e capirlo per benino. Poi è molto semplice praticamente la sua cosa, controlla praticamente che delle variabili siano state settate, per capirsi, no? Però a me mi interessa capire come si fa a settare un cookie e come si fa a indicarne praticamente la durata, no? Allora, supponiamo che praticamente questo sia, io voglio passare la username e la password, il nome e il cognome, in modo tale che tutte le volte che entro dentro questo sito mi mette buongiorno Massimo Di Paolo, bentornato sul sito, cose di questo genere. Non importa le informazioni che gli passo, le informazioni che metterò dentro questi 2 campi io le voglio memorizzare dentro un cookie per il tempo che decido io. Allora, qui ho il classico form, quindi nella pagina di partenza, a parte questo primo blocco, notate, c'è praticamente la username e la password. Sono 2... vabbè, questa è chiaro, la password, perché mi interessava metterla in chiaro. Sono 2 campi di tipo text che si chiamano uno mia USR e uno mia PVT. Quei valori là sono collegati praticamente a questo blocco che serve per controllare. Quando io inserisco i dati e faccio clic e arrivo dall'altra parte, che cosa succede? Io qui dentro adesso metto Massimo. Faccio entra. E lui mi ha messo praticamente Max e Pippo. Come vedete, nella parte superiore non compare nessuna informazione, quindi le informazioni sono in background. Questa è la pagina praticamente per tornare indietro. Qui è scritto seguente, ma dovrebbe essere pagina precedente. Sì, ah no, va dentro prova. Allora, prendiamo la pagina questa qua dove arriviamo. Così si impostano i cookie. Allora, i cookie si mettono praticamente in testa, prima ancora del codice HTML. Io come fate per l'include? Fate vedere l'include, praticamente il posto migliore metterlo proprio sopra, addirittura prima di definire il codice HTML. Apro il tag PHP, chiudo il tag PHP e utilizzo una funzione che si chiama setCookie. Questa funzione ammette praticamente una serie di parametri. Il primo parametro è come voglio chiamare il valore che mi sta arrivando. Il valore che mi sta arrivando io lo chiamo mi underscore username. Lo passo da doppia, cioè come se fosse una variabile. Dentro mi underscore username io registrerò quindi che cosa? Max. Ok? Come mi arriva il valore? Mi arriva tramite il metodo post, perché lo voglio mandare in background, giusto? Anzi, è solo così che si dovrebbe mandare per poterlo farlo funzionare bene. Quindi con la variabile dollar underscore post, il nome del campo dove ho scritto mio USM, là dentro ci sarà scritto max. Giusto? Terzo parametro, quanto deve durare praticamente questo cookie? No? Questo cookie deve durare time più 3600. Che vuol dire time più 3600? Allora, innanzitutto questo ve lo scrivo come effettivamente. Nel momento in cui entro in questa pagina, che so, alle 21.02 38 secondi, il cookie viene settato praticamente dentro praticamente il mio computer e smette di funzionare esattamente alle 22:38 minuti e 5 secondi o 7 meglio 5. Sì, secondo prima 5 secondi. Ok? Quindi questo è come se ci fosse scritto qui dentro 60
per 60. In effetti scritto così si capisce. Quindi io prendo il time, cioè sarebbe il time stamp di quel momento, e ci sommo che cosa? 60 minuti, ogni minuto contiene 60 secondi, così almeno si capisce quanto dura. Questo mi dà 3600, un'ora. Se dovesse durare 24 ore, star 24, se dovesse durare un anno, star 365. Quindi se voi eseguite questa moltiplicazione e vi tirate fuori il numeretto, ma dentro ci potete mettere anche il risultato finale di questa serie di moltiplicazioni. Però così si capisce che io questo cookie dovrà durare 60 secondi per 60 minuti per 24 ore per 365 giorni l'anno. Quindi questo scadrebbe fondamentalmente, se io non andassi mai a cancellare quella sezione cookie, il 24 novembre del 2016 alle 20:49:53:59 secondi, per capirsi. Quindi è quello, che questo è l'unico uso che si fa di questa funzione time che compare dentro PHP. Io, dato che i parametri che mi sto portando appresso sono due, utilizzerò la funzione setCookie due volte, la prima per il primo parametro e la seconda per il secondo parametro. Permettetemi di metterla a 10 secondi, così almeno lo vediamo anche scadere. Questo, noi adesso quelle tre pagine più prova, navigheremo avanti e indietro e vedremo che dopo 10 secondi praticamente il cookie non funziona più. Ctrl S, mi carico pure la terza pagina. Eccolo qua. Printer cookie, questa qua è documento senza dire, però non c'è torno indietro. Vabbè, si può fare tranquillamente con la freccia per tornare indietro. Ok, io vedete qui dentro i dati naturalmente della forma, e li recupero col solito modo, dollaro post, nome del campo dove dentro io ho messo praticamente l'informazione, come faccio normalmente con le forme. Quello che conta è questo, ok? Come sono stati settati i cookie e quanto devono durare. Io adesso cancello i cookie da qui dentro. Ok, facciamo strumenti, innanzitutto cancello tutta la cronologia privacy, in modo tale che scompare tutto. Ok, i cookie pure sono stati rimossi. Adesso se io faccio refresh di questa pagina, sicuramente mi scompare anche, non mi scompare Max e Pippo. Ok, allora faccio entra, lui entra, Max e Pippo, torno indietro, vado avanti, torno indietro, vado avanti, mo saranno passati 10 secondi, perché non lo fa? No, dovrebbe farlo tranquillamente, mi sto provando un momento avanti e indietro. Ma l'ho salvata, scusa, aspetta un attimo. No, c'è scritto se time più 10 secondi. Perché non funziona? Faccio entra, vai alla pagina seguente. Vabbè, qui mi sono fatto riportare un po' di valori. Torno indietro, vai alla pagina seguente. Torno indietro, vai alla pagina seguente. Vedi? È scomparso. No, dovevo andare avanti, non torno indietro, perché là che c'era praticamente. Nell'ultimo l'ha messo? No, no, nell'ultimo non c'è assolutamente niente. Nell'ultimo ci ho messo solamente tutta una serie di istruzioni per farmi printare quello che praticamente è il contenuto del cookie. Ho fatto, vedete, il cookie è una variabile, è un array, posso utilizzare il print underscore R, vedete, utilizzo la variabile dollaro cookie. Adesso le vediamo queste cose. L'importante è che sia chiaro che adesso io vado qui dentro, dentro i cookie, vedete, c'è questo, io questo lo rimuovo, me ne rivado praticamente dentro al sito, passiamoci da qua, ok, faccio questo, scrivo Pippo Pluto, entro, a questo punto il cookie è stato settato, parto di 10 secondi, pagina seguente c'è ancora, torno indietro, pagina seguente c'è ancora, torno indietro,
è scomparso perché sono passati 10 secondi. Chiaro? Quindi questo è il modo con cui praticamente noi impostiamo il cookie. Vedete, è l'unico praticamente l'uso della funzione Tactics. Qui dentro io mi riporto, dato che me li sto passando tramite un form, che è il modo tipico in cui si passano queste cose, mi riporto dentro, definisco come si deve chiamare il mio cookie, il mio username, ci metto dentro praticamente il valore che gli passo tramite il metodo post, gli dico quanto deve durare, può anche essere differente la durata, io posso mettere 10 secondi al primo e 30 al secondo, non c'ha molto senso, perché solo quando passo dei parametri all'interno delle pagine mi aspetto che i parametri scadano tutti quanti nello stesso momento, non c'ha senso continuare a portarsi la username e non portarsi appresso la password, per capirsi, o il nome e non portarsi appresso il cognome, fondamentalmente, no? Me li recupero praticamente tramite il metodo dollaro post, ma quello che conta praticamente è cosa succede nella pagina successiva che simula, nella pagina successiva che simula praticamente il questo qua, lo commento così in modo tale che un attimo eliminiamo un po' di caos. Queste sono tutte prove che abbiamo fatto con gli altri ragazzi. Allora, questo è quello che conta. Quando io entro in questa pagina, per potermi portare appresso praticamente le informazioni, utilizzo questa variabile globale che si chiama dollaro cookie. Pure questa è scritta tutto in maiuscolo per convenzione, ma se la scrivete in minuscolo funziona ugualmente. Vedete? Dopo il visualizza pagina, la terza pagina. È la terza pagina. Infatti io qui dentro, io ho fatto, metti dentro questa variabile praticamente la, che si chiama mia USR, metti il valore della mia username, quindi dollaro cookie, aperta parentesi quadra, mia username tra doppie virgolette, metti dentro la variabile mia pvd, il contenuto del cookie, mia password e così via, e poi faccio praticamente un eco al video. Tutto quello che vedete di contorno è semplicemente un modo per controllare il codice. Voi il codice lo dovete sempre controllare. Il modo migliore per sapere se la variabile è settata o meno qual è l'if. Io qui dentro quindi sto dicendo, se è settata la variabile mia username, allora caricami questa variabile dentro quest'altra, altrimenti mi ci metti stringa vuota. E questo è esattamente quello che succede dopo 10 secondi. Per i primi 9 l'if funziona. Quando arriva al decimo secondo, il cookie è scomparso e quindi lui fa else, mio username, senza niente. Stessa cosa per la variabile password. Se è settata questa variabile, questo cookie, allora mettimelo in questa variabile, altrimenti in questa variabile ci metti stringa vuota, quindi i primi 9 secondi. Questo funziona, al decimo si blocca. Questo è il primo esempio di funzione interna PHP, è la funzione isSet. Questa è la classica funzione che viene utilizzata dentro PHP per gestire i valori che arrivano dai form, o i valori che arrivano dai cookie, o i valori che arrivano dalle variabili di sessione. Vedete, questa funzione dice esattamente la seguente cosa, dall'inglese isSet. Se è impostata questa variabile, allora fai una cosa, altrimenti fanne un'altra. Quindi vedete, io sto utilizzando un ciclo if di base, if else, con attento l'utilizzo di una funzione isSet che vedremo spesso praticamente, che è quella che si utilizza al 99% in tutti i siti, perché è quella che ti va a controllare i form, se è stata caricata un'immagine, se è stata caricata un video, se il file di test è stato caricato e quindi mostrato correttamente. Quindi questa è la funzione principe che voi utilizzerete, che ha come parametro che cosa è stata settata, tipicamente qualcosa che arriva da un'altra pagina. In questo caso è un valore di un cookie, ma potrebbe essere il dollaro post username, cose di questo genere. Quello che è. Comunque, questo è solamente codice di controllo. Se voi levaste questa, nei primi 9 secondi vi funzionerebbe senza darvi un errore di notifica. Se voi commentate quelle righe e provate a fare avanti e dietro, dopo aver cancellato il cookie, vedete che al decimo secondo vi dà un errore di notifica, perché non avete controllato che la variabile sia settata, fondamentalmente. Capite? Quindi questo è il modo, poi sotto abbiamo scritto altri modi per poterlo praticamente visualizzare. Comunque questo è sufficiente per poter gestire i cookie. Quindi vedete, il cookie viene impostato
nella pagina in cui io inizio fondamentalmente a navigare, perché fondamentalmente è una pagina di login o dove metto username e password, della cosa non è una pagina di inizio a navigare, è quella dove tu entri in centro commerciale online, tu metti il tuo account e entri nel tuo listino personalizzato, là inizi a lavorare. Viene impostata lì dentro una volta sola, vedete? Gli viene dato praticamente un nome, mio username, mia PVD, mia età, come lo chiamate, chiamate non ha alcuna importanza. Gli viene attribuito un valore, che tipicamente è quello che è trasportato tramite un form con il metodo POST, che quello sarà dollaro POST mia RSR, dollaro POST mia PVD. Gli viene dato un tempo di scadenza. Nel momento in cui entro questa pagina aggiungo il tempo che dico io, che è quello che ha progettato il sito, che ne so, per un giorno, per 24, per 30 giorni, per 365 giorni, questo cookie fin quando non viene cancellato a mano dall'utente, con quel metodo che voi fate, questo ancora sta dentro al computer. Quindi se io lo cancello dopo 3 giorni, quando rientro il quarto giorno, lui riparte un'altra volta dall'anno, quindi quello sarà ancora il suo primo giorno e così via. Vedete, si setta qui dentro e poi questo è solamente il modo per farsela ritornare. Questo sto utilizzando la variabile globale dollaro cookie che si porta appresso il valore di questo cookie, mia username, set cookie, dollaro cookie, mia password. Se esiste, me lo sono fatto caricare in una variabile. Io di solito cerco sempre di separare nel codice da ciò che è struttura di controllo a ciò che è presentazione, perché così almeno il codice è più pulito. Ma questo in teoria potrebbe anche essere messo qui dentro. Però per una questione di pulizia cerco sempre di separare. Il codice viene leggermente più lungo, ma sicuramente più chiaro. E quello, ragazzi, quello va a fagiolo per un operatore ternario. Perché quella è la classica situazione anche da operatore ternario, che posso scrivere tutto su una linea, se ci pensate. Quindi io questo ve lo metto là, poi vedete se riuscite a modificarlo con un operatore ternario. Perché tanto c'è tutto, c'è la variabile in cui io carico l'informazione, è un if else secco, quindi condizione vera o falsa, quindi non ci sono proprio... Potrebbe essere scritto su due righe, quella cosa che io ci ho messo tutte quelle righe per fare il controllo potrebbe essere scritto su due righe, fondamentalmente. Una per questo e una per questo. Quindi questo è il modo praticamente per trasportare le informazioni da una parte all'altra, da una pagina all'altra con i cookie per il tempo che decidete voi, che potrebbe anche essere un tempo indefinito. E poi c'è praticamente l'altra però non ce la facciamo a farla. L'altra è un po' lunghetta, è l'altra praticamente informazione che è quella praticamente che utilizza le variabili di sessione. Allora, il concetto di variabili di sessione è un concetto più legato alla sicurezza che non tanto al trasporto dell'informazione. Non so, voi avete un vostro sistema di home banking dove voi controllate il vostro conto corrente, pagate gli F24, pagate i bollettini. Se un giorno per caso non andate via dall'ufficio per scordare praticamente il sistema non banking aperto, qualcuno potrebbe entrare lì dentro e farsi gli affari vostri. Invece dopo un certo numero di minuti, tipicamente 20, se voi provate a navigare nel sistema non banking, si dice il gentile utente, la sua sessione è terminata e ti rimanda alla pagina di. Ecco, quel modo di gestire praticamente la navigazione è gestita tramite una variabile di sessione. Cioè io stabilisco che praticamente navigando all'interno del mio sito, quando arrivo alla fine di un'operazione, dico ho fatto un bonifico e ho fatto clic praticamente sul pulsante esci, supponi, quindi sto ancora dentro il sistema non moto, praticamente la sessione sia finita e non mi venga permesso più di navigare perché alcune informazioni scompaiono e quindi come tale scomparendo non mi ho più il permesso di fare determinate operazioni. È nata soprattutto per sui sistemi, anzi è nata quando sono nati i primi sistemi di commercio elettronico, proprio l'idea che l'utente se ne andasse, andava a mangiare, lasciava il sistema di prenotazione aperto, che so, bloccava 50 pezzi per un'ora e mezza e intanto qualcun altro non faceva acquisti perché il magazzino si era svuotato, per capirci. Allora a quel punto le buttano fuori e io mi ci ragavo, dopo 20 minuti, nel flash l'avevo messo
mi ricordo se ci hanno messo 10 minuti o 20 minuti, no, 20 minuti, mi hanno messo un valore di 20 minuti per ogni sessione. E quindi dove tanto dopo 20 minuti, se non avevi finito, praticamente lo buttavo fuori. Okay? Non solo, ma la variabile di sessione serve anche per proteggere, almeno una volta, che molte persone si mettevano in cache la pagina. Sapete che vuol dire mettere in cache la pagina? Quando tu navighi praticamente, la pagina finisce dentro questa cache, quindi la prossima volta che ci rientri, se la pagina non è cambiata, sapete che il browser pesca da questa cache per velocizzare praticamente l'operazione. Quindi molte volte succedeva che la gente faceva acquisti, non svuotava mai la cache, poi tornava 4-5 giorni dopo, rientrava dentro al sito, trovava nella cache quella pagina, cioè, ne voglio acquistare un'altra, cioè faceva clic direttamente, e che succedeva? Non ti era autenticato con nome e cognome e col codice cliente, quel prodotto non esisteva più, quindi noi dare potevi creare scompiglio, praticamente un po' di casino all'interno del sito. E quindi come tale, per esempio, allora si è stabilito che dopo 20 minuti non funziona più, e quindi come tale, pure se la carichi della cache ormai era terminata praticamente tutta l'operazione, avevi pagato, avevi fatto l'ordine, avevi fatto quello che ti pareva, quindi come tale ormai dovevi iniziare praticamente da zero. Un po' come fanno tutti quanti praticamente i siti che ci stanno anche adesso. Io non mi ricordo se un euro invece ti permette ancora di navigare dopo che hai fatto un ordine, ma mi sembra che altri siti, una volta che tu hai fatto il pagamento, ti rimandano all'home page praticamente del sito, e se vuoi fare altre operazioni di pagamento devi praticamente rifare un'altra volta il login, che la variabile di sessione è stata azzerata, in modo tale da garantire una certa sicurezza per l'utente. Quindi vedremo che le variabili di sessione invece hanno un altro comportamento, ma fondamentalmente servono anche quelle per trasportare in background una serie di informazioni, ma soprattutto per motivi di sicurezza. Ok? Vabbè, io la prossima volta la facciamo questa cosa delle variabili di sessione, vediamo anche le funzioni. E poi io in teoria da martedì prossimo vorrei attaccare con questo piccolo esempio che io utilizzo sempre per poter spiegare la relazione tra PHP e MySQL, che è molto migliore secondo me che fare delle semplici presentazioni del team. Il sito non è bello a vedere, però fa tutto quello che deve fare, insegnerà come si fa un menu, come si mette dentro un database, come si fa un menu ricorsivo, come si fa un'iscrizione alla newsletter, come si mostrano gli ultimi 4 articoli praticamente presenti in pagina, cose di questo genere. Cercheremo di farlo, però dovrete lavorare un pochetto a casa, perché non è che riusciremo a fare praticamente tutta la lezione, quindi vi dovete un attimo concentrare quando state a casa, vi darò gli input su alcune cose, poi dovreste terminarle. Naturalmente poi le vedremo il giorno dopo. Fine settimana, il sabato, domenica, poi ci andassi a divertire. Rimane solamente il sabato e la domenica ormai, e fra un po' nemmeno più quello. Allora io devo stoppare, faccio stop.